Ben ritrovati, Tifosi Nerazzurri, siamo qui per presentarvi una partita di qualche anno fa. E cosa c'è di meglio che fare un pre-partita di una partita di qualche anno fa? Intanto con chi quella partita l'ha giocata, come Pupi Zanetti, cui do il benvenuto. Ciao Pupi! Ciao, come state? Bene, bene, bene. Hai usato bene il plurale estate, perché non sono solo io, ma c'è anche chi, quando quella partita è stata giocata, probabilmente stava finendo le scuole medie. Non so, Fernando Siani, quanti anni avevi? Ciao Ale, mi ero appena diplomato. Bene, bene, bene. Comunque, quindi, tu hai detto, cosa c'è di meglio di vivere un pre-partita con un protagonista come Zanetti? Direi, cosa c'è di meglio di avere Zanetti e basta. Ah, in generale. Facciamo, grandi, prendiamo un grandi. Po' la nostra macchina del tempo e torniamo indietro a quell'estate. Estate 2006. È appena scoppiato lo scandalo del calcio italiano, si torna finalmente, dopo un'estate in cui sui giornali sportivi il calcio c'è stato poco, a giocare. La prima partita, la partita che apre la stagione, è la Supercoppa di fronte Inter e Roma, e di fatto sono le due squadre che andranno un po' poi a contendersi tutti i trofei in Italia per gli anni successivi. In particolare, qui poi faccio prima un giro di parere con Fernando, poi vorrei sapere Pupi cosa ne pensa. Quell'estate arrivano 7 giocatori in casa Inter, che sono nell'ordine, non di importanza, però insomma dalla difesa all'attacco: Fabio Grosso, campione del mondo, Maicon, Maxwell, Olivier Dacourt, Patrick Vieira, Hernan Crespo e Zlatan Ibrahimovic. Poi arriverà anche Mariano Gonzalez dopo questa partita, però insomma sono 8 giocatori, direi non male, no? Cosa dici, Ferna? Direi proprio di no, Ale. Hai nominato, secondo me, almeno 3 o 4 giocatori che sono stati tra i più forti degli ultimi 15 anni, e l'Inter li acquistò in quell'estate. Tra l'altro, quella, secondo me, adesso lo chiediamo a Pupi, era veramente una partita speciale, perché la prima, con lo scudetto sul petto, Pupi, dopo tutto quello che era successo, insomma. Quindi era un Inter che doveva assolutamente dimostrare, uno, di meritarsi quello scudetto, e due, di vincere tutto quello che si poteva vincere. Infatti è partita bene, no? Punti via. No, avete detto bene voi. Se tornai a giocare dopo tutto quello che era successo, era la prima partita con lo scudetto sul petto, e dovevamo onorare questa prima partita, non nascondendo che di fronte c'era sempre una grande squadra come la Roma, che dopo gli anni successivi abbiamo lottato per sempre per grandi, grandi traguardi con giocatori importanti. Però credo che tutti quei nomi che hai detto che sono arrivati quell'anno lì sono i nomi pesanti per la nostra storia, perché ognuno di loro, uno di più, uno di meno, però hanno dato il loro contributo e credo che hanno aiutato tantissimo a tutto quello che abbiamo vinto. Tra l'altro Mancini in conferenza dice una cosa, dice: ho un solo dubbio di formazione, perché terzino destro dovrebbe giocare Zanetti, però c'è questo Maicon che sta crescendo un po', per me non è facile. Tra l'altro giochi tu titolare, poi lui a un certo punto entra, tu ti sposti a centrocampo e di fatto rimane a centrocampo per tutto il resto della stagione. Ti ha allungato la carriera, sì, quel cambio, Pupi. Sì, no, diciamo che col Mancio anche c'era un grandissimo rapporto e lui sapeva che si poteva fidare di me, che io potevo giocare dove la squadra aveva bisogno. Mi è successo in quella partita lì, mi era successo anche un altro Roma-Inter, dove eravamo contatti perché c'erano tanti infortuni, e è stata la mia prima partita fatta a centrocampo con il Mancio e giocando a centrocampo a sinistra. Però come dicevo prima, in quel momento lì la cosa più importante era essere utili per la squadra, dove la squadra aveva bisogno io mi sono trovato sempre pronto, e credo che da lì è nata anche un bel rapporto col Mancio. Probabilmente quella partita lì è stata una delle più strane della tua carriera, perché pronti via, tra l'altro l'Inter non era neanche partita malissimissimo, poi 3-0 per la Roma, insomma uno 0-3 in partita secca sembra finita, poi Vieira per sbaglio segna un gol insomma quasi casuale, no? Segna il 3-1, andate nell'intervallo, lì nell'intervallo cosa succede? Cosa ti dici? In un momento è stata una partita strana, anche perché, ripeto, la Roma in quel momento lì era una grande squadra, e credo che nel primo tempo, un po' per errori nostri, un po' per bravura di loro, sono andati sul 3-0, credo che meritatamente. Però si respirava quell'area lì che la partita non era finita. E credo che quel gol lì, di Patrick,
prima che finisca il primo tempo è stato il primo segnale. Io mi ricordo che siamo entrati negli spogliatoi arrabbiati per il 3-1, però allo stesso tempo con la voglia di ribaltare questo risultato. E dopodiché, vabbè, è entrato anche Hernan, Maicon, sono stati due arma, Hernan, detto da Scarpini, arma letale, e Maicon ci hanno aiutato tantissimo a poter ribaltare questo risultato. Insomma, due cambi... Sì. No, appunto, stavo dicendo proprio quello, Ale, che sono stati due cambi clamorosi, insomma, sono stati due giocatori pazzeschi, e io ricordo che proprio Crespo la cambiò in una maniera incredibile quella partita. No? Sì, Crespo fece un gol di testa eccezionale. Quelli suoi, sul primo palo, sempre anticipando, e mi ricordo anche da San Siro, quando ha fatto gol Hernan, San Siro ha esploso. E dopodiché siamo andati ai supplementari, anche lì, una partita molto combattuta, credo che potevano vincere anche loro, perché sinceramente hanno avuto anche l'occasione anche loro, però si vedeva già lì che una volta che siamo arrivati sul 3-3 e l'Inter aveva qualcosa in più. Poi era un po' difficile, immagino, giocare contro quella Roma, perché soprattutto quella versione della Roma di Spalletti ti metteva molto in difficoltà, perché di fatto, ed era una cosa abbastanza innovativa per quei tempi, in questo senso è stato un po' un precursore il tecnico giallorosso dell'epoca, perché giocavano senza centravanti, famoso falso 9 che poi ha imperversato per mezza Europa. Di fatto quella Roma, quella che l'anno prima aveva fatto tante vittorie consecutive, però giocava o con Totti, che comunque era un centravanti molto atipico, o addirittura senza, e quindi in grado di non darti punto di riferimento, per cui era difficile, arrivare in area da tutte le parti. Non a caso due gol li segna Aquilani, che era un centrocampista. Il problema era quello lì, che non ti davano punto di riferimento, allora facevi fatica a prenderli i loro inserimenti. Andavano molto bene anche sulle fasce, perché sempre avevano la superiorità, e Spalletti su questo è molto bravo a preparare questi tipi di partita. Però ripeto, è stato la voglia nostra di non essere sconfitti dopo il 3-1, di ribaltare a tutti i costi questo primo appuntamento, che voleva dire iniziare con un trofeo. E dopo si è visto quello che è successo. Sì, Pupi, poi subito la consapevolezza che effettivamente, allora, se l'Inter riesce a battere la Roma, che era la seconda squadra, no, più forte del campionato, dopo di noi, oggettivamente, se riesce a batterla così, forse ha immediatamente la consapevolezza che quel campionato lo puoi perdere solo. Sì, c'era la consapevolezza di essere una grande squadra, perché avete detto bene voi, anche con tutti i giocatori che sono arrivati. Era una squadra molto forte, molto competitiva, che sapeva che per perdere una partita gli altri dovevano fare un grandissimo sforzo. E c'era questa grande mentalità, e c'era soprattutto anche la voglia di confermarsi ancora, perché dopo aver vinto dovevamo riconfermare quello che era successo l'anno prima, per tutto quello che si poteva dire anche. Allora c'è stata grande bravura da parte di Mancio, di tutti noi, di credere sempre a continuare a vincere, perché sai che vincere aiuta a vincere. E sembra scontato, però quella Supercoppa lì, vinta in quella maniera lì, in quel momento, è significato tanto. Decisamente, anche perché, insomma, poi ti sei un po' abituato a sollevare trofei. All'inizio però, insomma, non volevate giustamente mollare niente. Secondo me uno dei momenti decisivi della storia dell'Inter è stato avere un nucleo di calciatori, che eravate ovviamente tu, il Cucciu, Walter Samuel, ma anche magari Toldo, Materazzi, Cordoba, che erano lì da tanti anni, che era in perfetta sintonia con i tifosi, cioè sapevate esattamente che fame di vittoria c'era, che voglia di portare a casa trofei, quanto vi era costato non vincere prima e quanto, insomma, sarebbe stato bello poi levarvi le soddisfazioni che vi siete levati. Si è creata questa, diciamo, questo, come dici, vedete, questo nucleo, questa base solida, forte, per continuare a vincere, perché una volta che ti abitui a vincere, dopo non vuoi perdere neanche quando giochi a carte. E credo che
aver vinto prima la prima Coppa Italia, la, tutto questo è iniziato con un percorso che dopo sappiamo come è finito, però quegli anni lì sono stati molto importanti per mettere le basi per sempre tentare qualcosa in più. Vabbè, ferma che io poi ho una curiosità. No, io ero curioso perché vedendo anche solo il tabellino e la partita, Pupi, ma hai mai giocato poi con un centrocampo così forte? Cioè Cambiasso, Zanetti, Vieira, comunque era tutti e tre al top, no? Della, sì, no, Patrick, io dico che Patrick, oltre alla personalità che aveva una grande classe. Tu lo vedevi che correva in punta di piedi, la sua prestanza fisica ci dava tanto. Dopo, quando è arrivato anche Thiago Motta aveva una classe anche straordinaria, tantissima qualità, Stankovic, tutti i centrocampisti con caratteristiche diverse, però che ci trovavamo, chiunque giocava con l'altro si trovava sempre bene, perché dall'altra parte aveva un signor giocatore. Io ci aggiungo anche a questa fotografia che tu hai dato, la qualità dei terzini, nel senso che avere Maicon e Maxo quella partita non la gioca perché sta ancora riprendendosi dall'infortunio dell'anno precedente, però insomma verso ottobre inizia a diventare titolare, e avere uno come Maicon a destra, uno come Maxo a sinistra, a volte vedendo le partite sembrava quasi che l'Inter giocasse con due difensori, quattro a centrocampo e quattro attaccanti, perché andavano tutti verso la porta. Maicon praticamente era un attaccante in più. E c'eri dopo, tu che lo coprivi. Sì, no, però dopo giocavamo a memoria, perché io dicevo a lui, vai tranquillo che te copro io, capito? Lui si sentiva libero di andare, di fare le sue giocate, che erano tra l'altro determinanti per la squadra, perché sapeva che io le facevo la copertura. E dall'altra parte ha detto bene, Maxwell aveva una grandissima qualità, scuola Ajax, Barcellona non poteva avere dei piedi così, aveva dei piedi buoni e anche lui ha dato tantissimo. Il gol decisivo lo segna lui sfigo su punizione, una cosa che mi faceva impazzire dell'Inter di quegli anni è che su punizione hanno segnato, potevano segnare, in effetti poi hanno segnato, cito in ordine sparso, il Cino Recoba ovviamente, Adriano ovviamente, qualche gol l'ha fatto Ibrahimovic, una volta ne ha tirata una Materazzi e ha segnato anche lui, lì segna Figo, Mihajlovic non parliamone nemmeno, cioè una batteria di tiratori impressionanti. Abbiamo qualche filmato d'archivio, magari proporremo nei prossimi mesi. Tutti esperti, diciamo che tutti esperti in calcio. Le gare su punizione, vedi questi portieri che si mettono le mani nei capelli, perché insomma è difficilissimo. No, però era importante avere anche quei giocatori lì che erano esperti nelle palle ferme, perché tu avevi anche grandi saltatori, Samuel, Materazzi, Patrick Vieira, Crespo, il Cuccio quando si inseriva, c'erano tanti che potevano determinare la partita anche su palla ferma. Allora questo in una squadra che vuole essere competitiva è fondamentale. Sì, anche Figo, tu prima giustamente hai detto di giocatori che sanno battere i calci di punizione anche per cercare la testa dei compagni. Ecco, recentemente guardavo Every Goal, un altro format, dove c'erano tutti i gol 2007-2008, 2008-2009, e la quantità di assist di Figo era veramente impressionante. Cioè, trovare un giocatore che calciasse così, non so Pupi, quante volte hai visto nella tua carriera. Dopo trovare un giocatore sulla fascia che riesce con facilità a saltare l'uomo, perché lui era esperto, aveva questa qualità nei piedi che sempre aveva il momento opportuno per saltare l'uomo e, come dici te, mettere la palla dove voleva. E dopo avevi questi grandi attaccanti che erano grandissimi esperti in zona gol. Benissimo, direi che la partita l'abbiamo commentata, ve la facciamo vedere. Grazie Fernando. Grazie a te Ale, grazie Pupi. E grazie, grazie a tutti voi. Forza Inter sempre. Cuori nerazzurri, un saluto dallo stadio Meazza per il primo appuntamento della stagione calcistica 2006-2007, serata di gala per la sfida fra i campioni d'Italia
in carica e i vincitori della Team Cup, ovvero Inter A contro Inter B. No, sto scherzando ovviamente, ma essendo stata vinto sia l'uno sia l'altro dall'Inter, gioca la sfida contro la seconda, cioè contro la Roma. Il saluto viene da Roberto Scarpini, che questa sera si avvale della preziosa e gradita presenza di un grande del calcio transalpino, possiamo dirla così? No. Benoît Coé. Buonasera. Ciao Benny. A tutti, buonasera, sono con Roberto in diretta a San Siro, stiamo aspettando i giocatori che si preparano per questa sfida. E allora tutto è pronto per l'ingresso in campo delle formazioni, Supercoppa che è stata al centro del terreno di gioco fino a pochi istanti fa, e squadre che stanno nel tunnel con ingresso dal centro del campo, cosa che l'Inter aveva già iniziato ad effettuare nella stagione scorsa, nelle ultime partite della passata stagione, e che da quest'anno diventa, come nei più grandi stadi europei, il punto di ingresso dei 22 più la terna arbitrale protagonisti. Maglia bianca, pantaloncini, calzettoni e maglietta per la Roma, casacca di consueto nerazzurra per i nostri ragazzi con pantaloncini e calzettoni neri. Ma subito le formazioni, poi il commento di Benoît sui 22 protagonisti, mentre inquadrato Massimo Moratti si va ad accomodare in tribuna. La Roma con Doni fra i pali, difesa 4 con Panucci, Mexa, Schivu e Cuffré, la diga centrale con Aquilani e De Rossi, e poi il quartetto offensivo con Perrotta centrale a supporto di Totti, sulle corsie Taddei e Mancini, la panchina per i giallorossi di Luciano Spalletti con Curci, Montella, Fati, Mido, Ferrari, Tonetto e Cassetti. Veniamo invece ai ragazzi, formazione nerazzurra con Toldone fra i pali, Javi Zanetti, Matrix, Samuele Grosso, la linea difensiva, sulle esterne Figo ed Eki Stankovic, centralmente Vierà e Cuccio Cambiasso, in attacco Adriano e Ibrahimovic, la panchina con il mancio Giulio Cesar, Maicon, Andreoli, Dacur, Cruz, Crespo, Solari, tribuna da una parte per Pipolo, Rosi, Okaka e Pizzarro, e in casa Inter tribuna per Carini, Cesar e Alvaro Recoba. Un commento alle formazioni, Benoît Coé. Sì, allora stasera la Roma comincia un 4-1-1, diciamo la squadra conosce molto bene, diciamo che Spalletti gioca a memoria, la squadra anche l'anno scorso l'ha provato, sicuramente sarà una copia di quello che hanno fatto l'anno scorso. Noi giochiamo un 4-4-2 dove sicuramente il gioco dell'Inter si è espresso il meglio, con le novità sicuramente Vieira, Grosso e Ibrahimovic, sicuramente che farà benissimo quest'anno. Un Inter che si presenta con lo scudetto sul petto e con la coccarda della Team Cup sulla manica. Nessun titolo ha più valore della lealtà e dell'onore, questo lo striscione che campeggia in Curva Nord, dalla parte opposta nella zona di Tradate, di Basso Vicentino, di Rho, di Torino Nerazzurra, un tricolore con scritto al centro "Ne siamo fieri", segno dell'orgoglio e della soddisfazione del popolo nerazzurro, Benny, per quello che è arrivato nel corso dell'estate. Giustamente dopo parecchia vittoria, perché fra due anni due coppa, una supercoppa, quest'anno lo scudetto, vinto con la lealtà, sicuramente questo fa bene all'Inter e permetta di cominciare l'anno con grande grande soddisfazione, e speriamo che comincia bene con questa supercoppa. Squadre che erano già pronte ad entrare, le panchine sono già state ottimizzate dalla presenza di Mancini, dei giocatori in riserva da una parte, di Spalletti e dei suoi della panchina dall'altra, ma l'omino del broadcast ancora non ha dato l'ok, e solo ora il direttore di gara, che è il signor Massimiliano Saccani di Mantova, assistito da Maggiani e Nicoletti per l'applauso, e c'è il colpo d'occhio della Curva Nord con il nero, l'azzurro e il tricolore che campeggiano Inter, momenti di grande festa in tutto lo stadio Meazza per questo ingresso in campo di questa formazione, Benny, che ha tutto per fare grandi cose quest'anno. Sì, sicuramente, ha cambiato, ha migliorato, ha preso i giocatori nuovi con grande esperienza, la gente ha voglia di festeggiare, si vede allo stadio, è bellissimo stasera, speriamo di cominciare bene, sicuramente si farà bene. Allora, festa grande sugli spalti per le formalità fra le due formazioni, parte la musichina
che ci ricorda lo sponsor della Lega Calcio, e noi siamo pronti per andare a vivere questi 90 minuti tutti d'un fiato, 90 minuti che ovviamente hanno il grande pathos, Benny, di una finale. Inter detentore del trofeo, l'anno scorso furono necessari gli extra time per assegnarla al Delle Alpi in una serata autunnale, visto quanto faceva freddo e quanto pioveva. Faceva freddissimo, e Veron che ha fatto il gol, che ha segnato e che ha dato questa Supercoppa, e questo era già una bella cosa per l'Inter, di vincere qualcosa di importante. Non c'è più Veron, c'è Vieira, e la Bruchita ha detto del suo sostituto: non poteva esserci giocatore migliore per prendere il mio posto al centro del campo. Sei d'accordo? Vieira lo conosciamo. Non solo perché è francese come te, non fare Vieira la bandieruola come al solito. Penso che sia un complimento da parte di Veron, ma sicuramente Vieira non ha bisogno di complimenti, è un grandissimo giocatore. Lui sicuramente farà benissimo, è forte fisicamente, ha un'altezza molto importante, un calcio piazzato molto bravo, è capace di inserirsi molto bene, gioca bene, è un regista, è questo che serviva all'Inter, e noi abbiamo Vieira. E noi abbiamo Vieira, e questo ci dice Benoit Coe mentre si vanno a preparare i fotografi. Liverani che si va a piazzare dietro la porta di Doni, calcio d'inizio a favore dei ragazzi con le preghiere di Adriano Leite Ribeiro. Il sorriso e il primo piano per Zlatan Ibrahimovic, ci tiene molto a giocare con il grande pubblico negli stadi pieni, con il grande tifo. Era molto incuriosito alla vigilia di quello che sarebbe stato questo impatto, e questo è il colpo d'occhio e questa è la risposta del popolo nerazzurro per le sue aspettative. Adesso noi aspettiamo le sue magie e i suoi gol. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Saccani chiede l'ok all'omino del broadcast per poter dare il là alla sfida. I 90 minuti, ricordo, in caso di parità dopo 90 minuti due tempi supplementari da 15, in caso di ulteriore parità calci di rigore. Tutto è pronto, dice Saccani. Allora Inter che attacca da sinistra a destra nel corso della prima frazione con il 4-4-2, con Toldo fra i pali, Zanetti, Materazzi, Samuele Grosso. Inizia il match in questo momento. Figo, Vieira, Cambiasso, Stankovic, Ibrahimovic, Adriano. Palla per Ibra, troppo alta, Cuffré irregolarmente lo spalla in out, e c'è subito un calcio di punizione lungo l'out di destra, calcio di punizione che è pronto ad andare a battere Luigi Figo. Il passo doble, attenzione, colloca il pallone con misura a terra, lascia l'incarico al rigorista Fabio Grosso, campione del mondo Fabio Grosso. E lì sono alti, altissimo. Ferma il gioco Saccani perché vede una posizione irregolare di Aquilani, allora bisogna fare arretrare il numero 8 giallorosso, anzi è Mancini. Tutto è pronto per la battuta, parte Fabietto, palla morbida, palla lontano, con i pugni esce e allontana Doni, può ripartire la Roma con Taddei. Qua c'è l'irregolarità di Deki Stankovic e la palla è ferma, subito punizione la battuta, Panucci batte, cambia il gioco cercando Mancini, la testa di Luigi Figo che allontana, Adri ci prova ma non ce la fa a tenere palla viva. Mi sembra, Benny, che ci sia adrenalina alta. Siamo partite molto forte, questo calcio di punizione Grosso era tirato bene in direzione di Materazzi, il portiere è uscito bene, però devo stare molto attento. Recupera bene Fabio Grosso il suo primo pallone in fase di interdizione, il Cucciu sullo stretto, il tocco finale però è il suo sul disturbo di Rodrigo Taddei. Palla in out con le mani e Panucci, uno degli ex di questa sfida. Totti la mette giù, c'è il Cucciu che gliela porta via, poi Matrix che spiattona male, recupera ancora Panucci il pallone, cerca di andarsene, Deki glielo porta via, Vieira, attenzione che cerca di infilarsi, se ne va in mezzo a due, salta il terzo, messo giù, e qua ci potrebbe essere già la prima targhettina amarilla, vediamolo. Saccani richiama se l'autore del fallo, che è Perrotta, ma solo, anzi è no, proprio Perrotta che lo mette giù solo verbalmente. Punizione battuta, è passo doble, corsia di destra, attaccato, raddoppiano, triplicano su di lui, allora Saverio, ancora Luis Figo, gioco di gambe, si infila, viene attaccato, va all'indietro in zona Matrix, zona sicura centrale per Vieira, il pressing alto in cespica, perde palla, ci va di gamba e la perde comunque, ripartono loro con il tocco di Aquilani in avanti per Mancini, lo va a contrastare
fare Matrix, attenzione alla rapidità del brasiliano, entra in area dalla sinistra, gioco di gambe, va al tiro, c'è una deviazione e c'è il primo corner del match, è in favore dei padroni di casa. Bisogna fare attenzione, pressano molto alto loro, Benny. Sì, loro pressano molto alto, si è visto, ha avuto un pressing importante su Patrick Vieira che è stato in difficoltà, ha perso un po' la palla e Mancini subito ha sfruttato questa opportunità per andare subito a affrontare Materazzi e Materazzi ha deviato in calcio d'angolo. Corre battuto, attenzione, uno scambio corto, palla fuori, imprecisa la giocata per Perrotta che deve tornare indietro a gestire il pallone, lo mette al cerchio di centrocampo per Philippe Mexès, il francese cerca il rilancio, c'è Ibra che va in ribattuta, palla che se ne va al limite dell'area di rigore, ma in out, è rimessa con le mani, possono salire come indica il Cucciu, su su ragazzi, linea alta, anche il Mancio fuori dalla panca, inquadrato, dice su su ragazzi, teniamo la linea alta, teniamo le distanze serrate fra i reparti, ha lavorato molto in settimana proprio per far salire e abituare la squadra e la linea difensiva a essere molto molto alta. Ripartono loro sulla destra con Panucci, Panucci la mette per Taddei, c'è Grosso che lo anticipa ma è irregolare, secondo Saccani l'entrata del rigorista, i danni di Rodrigo Taddei, c'è il calcio di punizione che batte Cristian Panucci dall'out di destra, sempre lui a toccare il pallone corto per Daniele De Rossi, De Rossi per Perrotta, Perrotta per De Rossi, Aquilani sullo stretto, Totti attenzione che arriva e si inserisce Cufré, siamo al limite dell'area, il suo cross è ribattuto dalla uscita perentoria di Matrix, bravo a venire fuori sul inserimento del difensore, palla all'indietro di De Rossi, all'indietro di Kivu per Mexès, cercano di gestire questo pallone, ce la fanno con un buon fraseggio, poi Cufré, c'è fuori gioco Diamantino Mancini, fuori gioco, linea alta, sì, bravi, sì. Sono risalito, siamo risalito molto più alto, fuori gioco, diciamo che così almeno evitiamo il pressing a metà campo. Si riparte con Cambiasso, attaccato centralmente da Simone Perrotta, allarga sulla sinistra per Wally Samuel, un altro degli ex Decchi, parte in dribbling buono, il drago, attenzione, è Adri che perde il suo primo pallone, ripartono loro, poi Adriano, bravo, bravo in scivolone, bravo. Va a riprendersi la palla, Patrick Vieira, il capitano, è Pupi che avanza, palla al piede, il tocco per Patrick Vieira, tocco corto per Luigi Figo, ancora Vieira, spiattona lateralmente sulla sinistra per Samuel, tanto Matrix rimette a posto il Terboso, si era alzata una zola di troppo, Samuel largo per il movimento di Grosso, filtrante per Dechi, un po' corto Figo, molto dietro il le punte, numero. Attenzione, prima giocata di fantasia del passo doble fuori per il Cucciu che allarga per Samuel, parte Grosso, attenzione, lo vede, il pallone alto è toccato di testa dall'intervento di Panucci, riparte la Roma con la giocata di De Rossi, De Rossi cambia tutto sulla sinistra per Mancini, questo è il modulo classico, Benny, stanno sì, lì sì. E ripartono rapidi, ripartono, adesso sbaglia l'appoggio veloce. Mancini. Ripartono molto veloce, Rossi è uno che sa dare la palla molto bene in avanti su Mancini e per un momento vediamo molto Mancini a questo momento. La palla termina in out per un errore di misura del capitano, pressato da Mancini alla meglio il tentativo di disturbo del Carioca e poi c'è un'irregolarità di Matrix ai danni di Francesco Totti, gioco fermo e punizione dai 35 metri, non penso che ci sia un tiro del capitano giallorosso da lì, mentre il Mancio si siede fuori dalla panca sul gradinetto in erba. Si defila Totti, c'è Cristian Chivu, c'è Mancini, ci sarà un cross, salgono i saltatori in realtà. Abili nel gioco aereo c'è De Rossi, c'è anche Panucci e Mexès, però rimangono in copertura all'altezza del cerchio di centrocampo, quindi o tenta il tiro Mancini o una palla a giro su cui magari qualche piccoletto cerca di infilarsi, difende in sì, linea, secondo me sì, e difende a zona l'Inter, deviazione, qualcosa così. Parte Mancini, attenzione, scambio corto con Totti al limite, Adriano perde il pallone irregolare, poi l'entrata di Francesco Totti, c'è calcio di punizione per noi, hanno cercato lo schema Benny. Sì, hanno cercato lo schema però è andato malissimo, infatti è arrivato su Totti che ha perso subito la palla. Calcio di punizione quando siamo al minuto 7 con le squadre ferme sullo 0-0, uno stadio pieno di almeno 50.000 spettatori di cui 3-4.000 arrivati dalla capitale. Capitano avanza, Mancini dice qualcosa a Materazzi, Saverio che avanza, cerca di saltare Aquilani che rinviene su di lui, Vieira centralmente, potrebbe fare un cambio di gioco, un cost to cost su Dechi, invece se ne viene qua sulla destra per il passo doble, attaccato da Cufré, gioco di gamba, eccolo qua, cerca di infilarsi, salta, se ne beve due, attenzione Luigi, arriva dentro, salta il terzo, cross, Grosso, la mette dentro, la mischia Dani,
spettacolo al Meazza, settimo minuto, Benny. Eccezionale, il numero che ha fatto saltare due uomini, Luis in aria, e poi ha fatto un cross sinistro bellissima per la testa di Stankovic, purtroppo non c'era nessuno al centro, però è un'azione di grande grande livello da parte di Figo. Grande azione di Luis Figo, il lancio lungo a cercare Ibra, anticipato da Kivu, ripartono loro con Perrat, tanto rivediamola questa azione con la magia del passo doble, rilancio di De Rossi in zona morta, c'è Toldone, calma ragazzi. Ottavo minuto, Inter vicina con una pennellata di Luis Figo che ha messo quasi in condizione di battere la rete. Intanto c'è Mancini che spiattona il pallone in out con le mani di capitano, siamo all'altezza dell'out di destra, all'altezza della linea mediana, con Saverio che tocca corto per Viera, lo attaccano in due e allora dà all'indietro per Wally Samuel, con calma Samuel allarga per Fabietto Grosso che mette giù Stankovic che gli si fa contro, la mette unga alta per Ibra, di testa allarga per Stankovic che era rimasto basso, però in questa sì, ha provato la deviazione per Stankovic e non si sono capiti. Bisogna anche affinare, non dobbiamo dimenticare che questi ragazzi lavorano insieme tutti questi 11 che sono in campo da solo 10 giorni. Benny. È pochissimo, infatti le due attaccanti si vedono che per il momento non hanno trovato ancora l'intesa ancora perfetta, si vede, si cercano, per il momento ne sono ancora trovato, però stiamo lavorando bene dietro e in fase di centrocampo siamo messi bene. Riparte la Roma, però c'è un buon disturbo di Ibra che ruba palla, Dechi se ne va, Ibra attenzione, possiamo andare, tenta il tiro un po' ambizioso dai 40 metri, ne esce un tiraccio, c'è questi colpi lì, Qua potevamo approfittare meglio di una distrazione della Roma, non se ne vede Luis Figo, se ne vede Matrix dell'errore di Amantino Mancini, e l'Inter che sta facendo gara, sembra un po' in difficoltà la Roma in questo momento nel trovare le ripartenze, molti errori di misura, ma un po' di errori di misura anche da parte nostra. Attenzione, il lancio di Matrix per Figo, entra in area, difende il pallone, se lo porta a fondo campo, peccato. Bene, siamo messi bene, la Roma non riesce a far girare la palla, a parte qualche lanci lunghi, non ci arriva De Rossi. Per il momento Viera sta cominciando e Cambiasso sta cominciando a lavorare molto molto bene. Cristian Kivu, avanza la formazione in avanti per Mancini perde palla, e Luis Figo, il Cucciu, palla per Ibra, attenzione, cerca Adriano, lo trova, non lo trova in realtà perché è imprecisa la sua giocata. Ha cercato una pallonetto, però l'aspettava in piedi. Aspettava la palla corta, invece lui gliel'ha messo a scavalcare il difensore. Riparte la Roma, Samuel in anticipo, Viera, palla vagante, Mancini è il più lesto a recuperare questo pallone, c'è il taglio di Taddei, Totti, siamo al limite, salta Secco Materazzi, arriva al limite dell'area, carica al destro, palla dentro, Taddei, pericolo, Mancini solo, il tiro, palla fuori, ma e questa è la Roma, la Roma, Benoit. Sì, la Roma lì si è ritrovato quello della Roma dell'anno scorso, un tocco, ha fatto girare la palla da destra a sinistra, è arrivata Mancini, controllo praticamente perfetto in aria, ha cacciato malissimo però nel sinistro. Ha proprio svirgolato il pallone, si dispera Luciano Spalletti, ne siamo invece soddisfatti noi di questo errore di misura del brasiliano. La testa di Patrick Vieira al centro del campo, c'è un'irregolarità ai suoi danni di Daniele De Rossi e il calcio di punizione in una remake della finale mondiale, anche se a centrocampo non c'era De Rossi, con la palla giocata da Fabietto Grosso, Dechi, Adri controlla l'imperatore, difende il pallone in avanti per Figo, c'è Mexes in buon intervento in anticipo, poi perde palla, ancora bravo. Dechi, bravo Figo, attenzione, numero, palla fuori per Viera, la rapidità di Luigi sullo stretto, palla in avanti per Ibra, aggancia, ne addosso due, tocca all'indietro male però e si intromette Totti, ma c'è subito la chiusura in diagonale di Grosso, bravo, palla dentro per Adri, il colpo di testa, ancora Dechi che controlla in avanti per il Cucciu, attenzione ancora Adriano, è gradevole la manovra dei nostri sullo stretto, Mexes con la punta riesce a venire fuori e poi il Cucciu che gli mette palla in out, quando siamo avanzano danno corte, sempre la sensazione del pericolo, siamo, no? Siamo molto corte, recuperiamo subito la palla, questo è il calcio che vuole Mancini, subito così si proponiamo davanti e si vede un tocco, due tocchi subito. La Roma non ce la fa, è troppo aggredita in questo momento.
Il rilancio di Perrata è impreciso, la testa del capitano, palla in zona Cuffré che l'aggancia con il piatto sinistro, la tocca larga, male però, un tocco alla Paganin direi per Mantino Mancini, niente da fare, rimessa con le mani affidata a Saverio che tocca per passo doble, ancora al Tractor, all'indietro per Matrix, Matrix temporeggia sul disturbo di Totti, tocca per Toldone, ci va Taddei al disturbo, ci va anche Totti, palla sul sinistro che il piede sporco per Toldo che sbaglia, infatti il rilancio, ripartono allora con Panucci, palla dentro, attenzione, svirgolano e c'è il gol della Roma. Clamoroso errore difensivo, clamorosa ingenuità difensiva tra Zanetti e Toldo, e Mancini mette dentro il gol dell'1-0. Incredibile questa azione. Rivediamolo, il cross di Panucci, vedete che svirgola Zanetti, Toldo cerca addirittura e si trova beffato in realtà Francesco dalla giocata. Non se l'aspettavo, pensavo che Xavier era in anticipo su Mancini, giustamente, però è passato tra le gambe e dopo non ha potuto fare niente. Sicuramente il pallone che ha avuto sul piede sinistro non era il migliore del suo piede, però è stato un errore importante, è stato un gol importante. Gol che mette in posizione di vantaggio la Roma, adesso partita in salita, il cross di Panucci. Sul pressing lì sono usciti anche male in disimpegno, hanno messo Toldo in condizioni di dover calciare male sul piede non preferito, il suo pallone è stato recuperato da Panucci, lì la squadra non ha neanche aiutato con i centrocampisti, non è del vero l'impasse in cui si erano trovati i difensori, ma ripartiamo con Grosso, subito andiamo a cercare di fare il gol del pareggio, il cross, corner per noi, forza ragazzi, subito che ci siamo, ci mettiamo in avanti subito. Sicuramente non è un gol meritato, però l'hanno fatto, abbiamo fatto un errore, abbiamo preso il gol. Parte la traiettoria di Grosso, il colpo di testa di Matrix anticipato da Mexes, può ripartire la Roma con Panucci, tocca corto centrale per Totti, il Cucciu, grandissima entrata di Cambiasso, palla dentro, male però per Adriano, e Totti che recupera il pallone, allarga sulla sinistra per Amantino Mancini, e a lui dobbiamo dare il gol, anche se è un gol quasi di cui si è trovato inconsapevole protagonista. Matrix va a raddoppiare irregolarmente, secondo Saccani, la coppia Zanetti-Materazzi, i danni di Simone Perrotta, e cioè calcio di punizione in favore della Roma. Dicevo, per Mancini quasi un gol inconsapevole questo, no? Questo è un gol che a me non è mai capitato, un sbaglio del difensore così sicuramente fa piacere, però questo è stato il nostro errore, sicuramente dobbiamo recuperare. Ci riproviamo con Vieira, Cambiasso, Adri di testa, palla per Patrick. Il pallone è giocato, c'è una irregolarità al centro del campo da parte della Roma, gioco fermo e calcio di punizione, Cambiasso, palla per Figo, peccato perché l'Inter era partita con piglio vero e la Roma aveva grandi difficoltà a manovrare. Vieira di prima per Adri, siamo ai 25 metri, sulla destra per Saverio, attaccato da Mancini, non ha spazi, viene chiuso, parte in dribbling, salta due uomini, cerca di infilarsi, il terzo gli porta via il pallone, De Rossi che gli mette palla in out con Spalletti imbufalito che urla di tutto ai suoi per aver consentito a Zanetti di infilarsi così facilmente fra le maglie della sua difesa. Palla dentro per Figo, lo vanno a chiudere in quattro, lui cerca di andarsene, guadagna il fondo e la palla va a fondo, ma a fondo campo per la Roma, non c'è tocco conclusivo di Chivu. Aveva girato molto bene, rimessa laterale di Zanetti, aveva girato molto bene e però il tocco finale è proprio il suo, e però il calcio d'angolo c'è. Si riparte con Doni, che il portiere brasiliano pronto a rilanciare il pallone nella metà campo nerazzurro. Roma in vantaggio per una rete a zero quando siamo al 16° minuto del primo tempo. Lo svarione di Saverio Zanetti costa il regalo a Mancini, che mette in porta sguarnita. Intanto c'è un fallo ai danni di Zanetti commesso da Aquilani, ferma il gioco Saccani comandando il calcio di punizione, primo piano per Alberto Aquilani, uno dei più giovani in campo in questa partita, calcio di punizione che va a battere, anzi il più giovane in campo, Figo cambia tutto sulla sinistra per Fabio Grosso, attaccato immediatamente da Taddei, tocca per Decchi che si porta via Panucci, si accentra, il taglio dentro per Grosso, arriva Ibra, si intromette, cerca il cross di prima intenzione, il campanile, non ci va nemmeno Adriano, Doni solitario recupera il pallone, ha cercato il cross, non era facile lì, sì, però non era facile, era bello diagonale di Stankovic per lui, però la difficoltà va a portare il difensore, ha provato qualcosa, una palla era troppo alta e il portiere è intervenuto.
Mancini si guadagna una rimessa laterale all'altezza della bandierina di sinistra con Zanetti raddoppiato da Marco Materazzi nella chiusura sul brasiliano che ovviamente spinge molto in quella corsia, molto più Mancini sulla corsia di sinistra di quanto abbia fatto Taddei dalla parte opposta. Benny. Sì, per un momento Mancini è quello che infatti ha segnato lui, però ha fatto molto di più che Taddei, che abbiamo visto poco, e a questo momento sicuramente è l'elemento più importante della Roma a questo momento. C'è il rilancio di Samuel per Adriano, troppo alto il pallone, ma c'è un fallo di Cristian Chivo ai danni dell'imperatore, calcio di punizione che possiamo andare a battere con Luis Figo che tocca centralmente per Patrick Vieira, alle sue spalle il Cucciu, Patrick allarga sulla sinistra per Grosso, un po' corta, Fabio subisce l'irregolarità di Taddei, c'è calcio di punizione, se non sbaglio è il sesto fallo commesso dalla Roma nell'arco di questi primi 18 minuti di gioco, calcio di punizione che va a battere ancora Samuel, giocherei il pallone corto su un compagno, magari Grosso che è lì, infatti bene, si riparte, palla per Dechi, il Drago si deve girare, tocca all'indietro ancora per Grosso, Grosso all'indietro ancora per Wally Samuel, Samuel che controlla e spiattona orizzontalmente sulla corsia di destra per Materazzi che avanza, batte lungo, teso all'inglese ma male il pallone per Luis Figo con Mancini che lo rimprovera dicendo fai le cose più facili, giocala più al compagno più vicino. C'è sempre la tentazione di mettere la palla lunga, a volte però la cosa più semplice, Benoit, la migliore. Sì, infatti qualche volta giocare a due metri a questo momento, visto che siamo un gol sotto, sicuramente fare girare più veloce e meglio la palla con passo più corto sicuramente aiuterebbe la squadra a ritrovare fiducia, è questo che Mancini vuole. Attenzione però Totti, la ripartenza con Taddei, entra in area, palla fuori, pericolo, Aquilani, il tiro, Toldone! Toldone! Il miracolo di Toldone sul piatto sicuro di Aquilani, questa è un'altra palla gol, stiamo soffrendo bene le loro ripartenze. In questo momento sì, loro ripartono molto bene, il gol ha fatto molto bene a questa Roma, occhio per questo, adesso è un calcio d'angolo. Palla dentro, Toldo in pugni, allontana, Aquilani ancora, allarga sulla sinistra per Mancini, la tiene viva, out di sinistra, attenzione Totti, basso, viene qua, viene servito di prima, palla dentro per Aquilani, attaccato a sua volta, ancora Totti, limite dell'area, allarga per Mancini, può andare al cross, palla dentro, tesa, palla colpita di testa da Samuel che mette fuori, Taddei al limite, Panucci allarga sulla destra per Cufré, Cufré cerca il costo costo. Il cambio di gioco per Aquilani, la testa di Materazzi che allontana De Rossi e Perrotta al limite dell'area, scambio sullo stretto, palla dentro Perrotta, Toldone in presa sicura e abbiamo un po' di difficoltà a prendere le misure là in mezzo. Sì, sì, adesso quello che diceva prima, il gol ha fatto male perché eravamo messo bene in campo, adesso stiamo soffrendo, loro hanno preso fiducia e questa occasione di Aquilani e all'immagine di quello che sta facendo la Roma in questo momento, gioca molto meglio, più corte. Attenzione Adriano, viene fermato, c'è un calcio di punizione dal limite, una punizione importante questa, qua ci può essere il sinistro giro di Adri, potrebbe esserci anche il colpo di Fabio Grosso, ma mi sembra Adriano che si voglia incaricare del tiro diretto in porta, punizione diretta, punizione di prima, tanto se la ride Aquilani con Adriano, sono caduti a terra, non c'era cattiveria nel gesto del romanista, arriva anche Fabio Grosso, chiedi la distanza, dice Saccani ad Adriano, vuoi la distanza? Certo che sì, gli dice Adri, e allora conto i passi, 9-15, è quel 15 che ho sempre difficoltà a vedere come lo conteggia, si va a piazzare la barriera, Doni non ne guarda molto, cioè se ne frega proprio del primo palo, si preoccupa solo di metterli tutti dalla parte opposta. Sì, lui sta guardando la sua barriera a questo momento. È tutto adesso pronto, parte Adri, attenzione, sono 21 minuti al Meazza, 1-0 per la Roma, Adri, il suo sinistro, il tiro è impreciso, a lato. Ha cacciato forte, impreciso, come l'hai detto tu, aveva una bella intenzione, però non è riuscita a inquadrare la porta. Non è riuscito forse neanche a alzare il pallone, che forse era la sua intenzione di mettere una palla un po' più alta, un po' più a giro, non ha dato la giusta traiettoria, quindi nulla di fatto con un Inter che, come hai sottolineato, ha accusato sensibilmente il gol al 13° di Amantino Mancini, che mette in condizione di vantaggio per una rete a zero la squadra di Luciano Spalletti. Vieira, Figo Vieira sullo stretto, siamo oltre la linea mediana del campo, palla dentro per Adriano, Adri controlla, difende, scambia con Figo, ancora cambio di gioco per Dechi di testa, di prima per Ibra, va dentro, Metzes si oppone, c'è una deviazione, c'è il corner numero 2 per l'Inter, bellissima azione,
diciamo le cose, partita di Patrick Vieira, un scambio con Stankovic di testa su Ibrahimovic in aria, che ha provato una specie di al volo che non è riuscito, è stato deviato. Corner battuto, Grosso cerca di andarsene in azione personale, lo va a chiudere, esce palla al piede la Roma con la giocata di Totti sullo stretto, il rilancio, Vieira aggancia bene. Ancora Vieira. Attenzione, bravo Figo, salta un uomo, un secondo, bravissimo, può andare al cross, palla dentro, allontana come può Cuffré, Vieira, Adriano, siamo al limite, reclamano per un fallo di mano che concede Saccani. E rivediamolo, Benny, non sono così convinto della volontarietà del gesto di Adriano, vediamo se la regia ci ripropone questo controllo con il braccio forse un po' largo. La mano in alto, sicuramente l'arbitro vedendo questo ha fischiato, però non abbiamo modo di rivederlo velocemente questo replay, quindi rimaniamo nella nostra prima intuizione, ma fidiamoci. Non siamo sicuri a 100%. Fidiamoci di quello che ha visto il signor Saccani. Calcio di punizione battuto con Dacur che avanza, attenzione, cerchio di centrocampo, scusatemi, De Rossi. È un lapsus. Mancini, palla fuori per Totti, Vieira gli porta via il pallone, ancora Vieira sullo stretto, cerca di venire fuori, tre giocatori della Roma hanno la meglio, Aquilani, poi De Rossi, il cambio di gioco sulla destra per Taddei che aggancia, limite dell'area, lato corto, attenzione al taglio di Panucci, va dentro da solo, per Rotta un rimpallo, Taddei il tiro a lato, qua vanno anche al tiro sui rimpalli, Benoit. Sì, lì è un po' di fortuna, ne ha avuto con Perotta che ha avuto i rimpalli, poi Taddei in aria ha provato il sinistro che non è il piede migliore che ha, e per fortuna possiamo però dire sono messo molto meglio di noi a questo momento. 1-0 per la Roma quando abbiamo superato la prima metà della prima frazione, il gol di Mantino Mancini al minuto 13, complice un cross alla destra di Panucci, una svirgolata di Zanetti, c'è un anticipo di Cuffré su Figo che riparte, fa ripartire Aquilani, contropiede per la Roma, Aquilani al limite dell'area, Totti, Aquilani è solo, contro Toldo, il tiro, il gol del 2-0. Non c'è niente da dire, complimenti a questa Roma che un po' come nella gara dello scorso campionato ci sta beffando con l'arma della rapidità e della ripartenza e degli inserimenti degli uomini da dietro. Infatti si inseriscono molto bene senza la palla, Aquilani ha fatto 1-2 centralmente, ha veramente fatto un buco dentro la difesa, è andato veramente di fronte a Toldo, non poteva fare niente. Questo è un giocato dell'anno scorso, loro si conoscono a memoria e si vede. E l'Inter fino a questo momento non è riuscita ancora, non c'è riuscita ancora a entrare bene in partita, sotto di due gol, serve una grande impresa adesso per andare a ribaltare la situazione che si è generata nei primi 25 minuti di gara. Cambiasso, palla per Grosso, c'è Stankovic attaccato, viene messo giù da Panucci, c'è calcio di punizione a nostro favore con il Drago che la mette dentro per Grosso, Fabio guadagna la linea di fondo, attenzione può andare al cross, la tiene dentro, palla dentro, Figo la schiaccia di testa all'indietro per Adriano che viene anticipato, poi Vieira e Aquilani, il vantaggio Zanetti, Vieira ancora all'indietro per il Cucciu che appoggia per Matrix, la Roma tutta negli ultimi 25 metri, Materazzi palla dentro per Stankovic, Ibra aggancia, potrebbe andare al tiro, vediamo, gioco di gambe, cerca di infilarsi De Rossi come può, la butta via, palla in tribuna con le mani, ripartiamo con Fabio Grosso, Inter che deve trovare il gol che ridia fiducia e entusiasmo, Benoit. Forza, sicuramente al momento non troviamo ancora la soluzione, stiamo giocando benino, troviamo spesso Vieira che cerca spesso uno come Stankovic, però per il momento non abbiamo trovato Ibra in buone condizioni per poter arrivare a segnare. Dechi riparte sullo stretto, due della Roma su di lui, gli portano via palla ma la recupera Cambiasso che poi la perde, ma non c'è nessuno che lo aiuta, ripartono loro con Totti, allarga per Taddei e ripartono di prima, Mancini gli viene incontro, c'è l'appoggio all'indietro per Rotta per Aquilani per De Rossi, si allarga Totti, si fa trovare pronto, riceve sfera e ritocca corto ancora per Rotta, ancora Totti, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo con Totti che allarga il pallone sulla destra per Taddei, sovrappone Panucci, può andare al cross, palla dentro per Mancini, attenzione, può andare il suo tiro cross, non trova collaborazione alcuna, ancora una volta però Benny sono entrati dentro la nostra area di rigore con un'enorme facilità. Sì, ormai non ci arriviamo più a superare e a trovare il modo di evitare che loro entrano in area, e a questo momento
piuttosto di arrivare a stringersi tutti insieme per proteggersi meglio, non ci arriviamo, siamo troppo largo in questo momento. La palla recuperata da Ibrahimovic, Adriano Stankovic, siamo sull'out di sinistra, al limite dell'area, il taglio dentro di Decchi, si oppone De Rossi e fa ripartire Mancini, adesso lui a destra, Rodrigo Taddei a sinistra, Totti centrale, scambia con Perrotta, c'è Vieira che si intromette, recupera il pallone, poi lo perde sul tackle del numero 20 giallorosso, recupera Luis Figo, cerca di andare, cambio di gioco sul fronte di sinistra per Decchi Stankovic, parte grosso in sovrapposizione, palla al limite per Ibra, c'è il fallo ai suoi danni, difende palla, attenzione, tocca fuori per Vieira che allarga di prima per Grosso, può andare al cross, attenzione Fabio, beh, palla gol, dentro, arriva, l'anticipo è di Cuffré su Ibra, recupera la palla, ancora Grosso, Vieira, carica al destro, e il suo, non è né un tiro né un passaggio, voleva mettere Ibrahimovic solo contro il portiere. Secondo me ha provato la pallonetta per Ibrahimovic, si è sembrato un tiro, però secondo me era una pallonetta, non era decisa, però l'occasione era molto buona, il cross di Grosso era ben fatto al mezzo, purtroppo non ci siamo arrivati, però sulle fasce possiamo fare bene, in Grosso sta facendo bene su sua parte, dobbiamo approfittare di questo. Si riparte con Zanetti che recupera il pallone, Materazzi che lo gestisce e gioca a lungo per Ibrahimovic in posizione di offside, sbandiera qua in basso al signor Maggiani, calcio di punizione, ma il tabellone ci dice implacabile, Inter 0 Roma 2, gol al minuto 13 di Amantino Mancini, al minuto 24 di Alberto Aquilani. Primo piano per la panca nerazzurra con Mancini e Sinisa Mihajlovic, ecco dalla parte opposta Luciano Spalletti. Calcio di punizione che va a battere la Roma con Cristian Chivu. Perde tempo, l'arbitro gli dà un rimbrotto verbale per indurlo ad accelerare la ripresa del gioco. Palla giocata su Philippe Mexès che tocca in avanti per Totti che lancia senza guardare in avanti per Taddei. C'è Samuel irregolare, la sua giocata secondo Saccani ai danni di Taddei, c'è il calcio di punizione in favore dei giallorossi, ripeto Roma in vantaggio per 2-0 e siamo quasi alla mezz'ora. Cambio di gioco sulla sinistra di De Rossi per Cuffré. Cuffré in avanti ancora per De Rossi, di prima bene per Aquilani. Aquilani all'indietro per Panucci. Aveva chiesto Spalletti alla vigilia, solo facendo molto possesso palla terremo l'Inter lontana dalla nostra area di rigore. Dobbiamo evitare questo e mi sembra che in questo momento il possesso palla lo stiamo facendo molto bene la Roma. La Roma sta facendo il suo gioco, il gioco dell'anno scorso. Stanno giocando bene, un tocco, due tocchi, si trovano, hanno fiducia in loro, si vede. Ammonizione per Vieira intanto per questa entrata, è il primo fallo di Vieira, è il primo fallo di Vieira ai danni di Perrotta e c'è subito l'ammonizione per il francese alla mezz'ora di gioco. Rivediamola questa entrata perché prende in realtà allungando la gamba in take il pallone e il giocatore. Ci può stare il fallo, non sono così convinto che, però sai che quest'anno hanno dato indicazioni molto precise ai direttori di gara sul gioco violento, vediamo se viene applicato lo stesso metodo su tutti i giocatori, ma adesso uno dei due centrali ha già una amariglia sulle spalle. Calcio di punizione per la Roma con Francesco Totti pronto ad andare a battere. Cambiasso solo a far barriera, parte il lob, palla dentro, c'è un'irregolarità di Mexès ai danni di Walter Samuel, ferma il gioco Saccani e comanda un calcio di punizione, mima il gesto del francese. Calcio di punizione battuta, Samuel Materazzi si riparte con Materix che avanza, Totti che lo va a disturbare, poi sbaglia l'appoggio per Zanetti, c'è troppa frenesia esecutiva. Sì, siamo troppo nervosi a questo momento, vogliamo a tutti i costi subito fare gol, secondo me a questo momento è sbagliata a questo momento. Loro giustamente stanno facendo girare molto bene, aspetto bene in difesa, ripartono molto bene e l'Inter per questo tipo di gioco non deve avere frenesia, deve costruire il suo gioco. Attenzione Grosso, cerca di andare Stankovic dalla sinistra, si fa vedere Grosso ma c'è la palla dentro e qua reclama qualcosa Patrick Vieira nello scontro con Cuffré, reclama una trattenuta ai suoi danni, l'arbitro invece dà il calcio di punizione in favore della Roma considerando irregolare l'entrata del francese ai danni dell'argentino. Rivediamolo, il cross di Decchi,
la palla dentro, e sì, ha ragione, perché Cuffrey lo trattiene, lui si lascia un po' andare, ma forse è lui a spintonarlo. De Rossi, palla in avanti, Totti di tacco, Mancini la mette giù, ancora Totti, salta Cambiasso che lo contrasta però in maniera irregolare, c'è il gioco fermo e calcio di punizione, giocano in punta di piedi. Sì, sì, noi siamo molto nervosi a questo momento. Riparte la Roma, sbaglia Totti, errore di presunzione, e allora Stankovic, siamo lenti però a ripartire, Dechi ci va, prova il lancio lungo per Ibra, attaccato da Perrotta, palla all'indietro per Fabio Grosso, c'è Figo che viene subito incontro, molto mobile Luigi, attenzione, palla al limite per Adriano che è un po' fermo, non ci arriva, non è venuto incontro, qua doveva venire ad accorciare sul infatti, compagno. Lui si voleva questo, il movimento di venire ad attaccare la palla per poter trovarlo, non è arrivato, ha sbagliato il passaggio, però Adriano deve dare una mano a Luis. Palla giocata da Stankovic che può avanzare centralmente, la tocca per Vieira, è debole, imprecisa la giocata, così non va ragazzi. De Rossi lascia Mexes che allarga per Panucci che controlla il pallone, c'è De Rossi poco distante, attenzione che parte il taglio di Mancini, lo cerca, c'è l'uscita di Toldo protetta da Materazzi, Toldone che fa ripartire il capitano lungo l'auto di destra. Roma 2 Inter 0, 33 minuti giocati al Meazza, finale di Supercoppa stagione 2006-2007, lancio lungo per Ibra, attenzione c'è Chivu che è in vantaggio e ce la fa a tenere palla viva, evitare il calcio d'angolo. Cuffrey, palla per Aquilani, bravo ad appoggiarla di prima laterale per Cuffrey che la mette dentro, non c'è fuori gioco di Mancini, si arrabbia il mancio in panca, attenzione Mancini, la tocca per Aquilani che allarga per Taddei, tiene palla viva dentro l'area, uno contro uno con Grosso, il cross, il velo, il tiro, il terzo gol, ma non si può prendere un gol così, terzo gol della Roma, ancora Aquilani, vanno dentro con la facilità con cui Benny entra un coltello in un panettino di burro, è sì, il gol del 3-0 come in campionato scorso. Mancini è andato al primo palo, ha fatto il finta, ha lasciato il secondo palo con una volta Aquilani, e credo che il secondo per Aquilani che sta giocando tutto una grande... solo, tutto solo, nessuno marca, arriva troppo tardi Samuel. Festa grande sugli spalti della parte ovviamente dei sostenitori della Roma per questi tre gol in 34 minuti, Inter che non è ancora entrata in gara, è ufficiale. Un buon inizio, poi il gol sì, ci ha tagliato le gambe. Infatti il gol ha veramente, come dici tu, ha tagliato le gambe, questo sbaglio ha costato molto. Però basta poco, basta un gol e ci si riaccende. Forza ragazzi, Vieira, il cambio al limite per Stankovic, attenzione Ibra, il tiro! Fuori gioco di rientro, sbandierato da Maggiani, da rivedere. Questa è una bella triangolazione, è finito per un bel tiro di Ibra, un bel appoggio di testa di Stankovic in aria, è stato bello, l'occasione è stato è normale. E tra l'altro lo vede giusto Maggiani perché è proprio fuori gioco di rientro da parte di Ibrahimovic, quindi giusta la sanzione del direttore di gara. Matrix con il petto per Cambiasso, palla per Stankovic, l'appoggio in avanti è impreciso, ripartono loro con De Rossi, Totti, Vieira gli porta via il pallone, cerca l'azione personale, Adriano subisce un fallo, Vieira mantiene possesso sfera, allarga sulla destra per Saverio che cerca di andarsene, attenzione capitano, il suo cross ribattuto da De Rossi che evita anche il calcio d'angolo, c'è l'attacco di Ibrahimovic che quasi gli porta via il pallone ma vince il contrasto Daniele De Rossi, palla per Totti, Materazzi non ce la fa a portargli via il pallone, poi c'è l'irregolarità ai danni di Francesco Totti, no è lui che commette fallo ai danni del nerazzurro, fa un po' di scena Totti, rivediamolo, vedete che Ha preso una lineata da parte di Vieira, però ha preso un colpetto, sì. Ha preso un colpetto ma aveva commesso fallo in precedenza, sì, Saccani gli sta spiegando quello che è accaduto, non è di questo parere Totti che ha sentito il dolore del colpo ma non si è accorto che aveva fatto fallo in precedenza. Fabio Grosso, forza ragazzi, facciamo un gol per riaccendere l'entusiasmo del Meazza, palla dentro, attenzione il colpo di testa di De Rossi che si va a buttare, Mancini evita la palla in out, la tiene viva, cerca l'1-2 con Totti, poi costringe Mancini andando in profondità al fallo Fabio Grosso, c'è il calcio di punizione in favore della Roma, Mancini allibito. Giocano a un tocco. A un tocco, due tocchi, si trovano molto bene, giocano nello spazio. E questo è il calcio che Mancini vorrebbe a questo momento. Totti.
cambia tutto cercando Taddei sul fondo opposto, grosso di testa lontana ma il più lesto lì Mancini, attenzione che arriva Perrotta, non si intende con il brasiliano che gli mette il pallone dal lato opposto, ma ancora una volta i più lesti sono loro a recuperare queste palle vaganti. Figo subisce una spinta da Panucci ma tocca bene all'indietro per Deki Stankovic. 36 minuti, Roma 3 Inter 0, un inizio come peggio non poteva esserci. Stankovic va in scivolata su Aquilani, è in vantaggio su tutti dei rossi, palla per Mancini, sono sempre loro a recuperare le palle vaganti, segno di una maggior gamba come si dice. Materazzi e Totti vanno a gestire il pallone, bravo Totti a portarsi a spasso Materazzi e Vierà, tocca per De Rossi, poi Aquilani, poi Mancini, di prima all'indietro per Cuffré, Cuffré che si ferma e la gioca corta ancora per Mancini, di prima per Aquilani che appoggia all'indietro per De Rossi che cambia tutto per Taddei sulla corsia opposta, buona l'apertura, arriva Panucci in sovrapposizione, Taddei va da solo, attenzione, palla dentro, Totti cerca il filtrante per Panucci, non passa, Taddei ancora, Samuel recupera la palla ancora Panucci, può andare al cross, palla dentro, colpo di testa, tutto solo da parte di Rodrigo Taddei che sciupa la palla gol. Mi sembra bene di rivedere la gara di campionato dell'anno scorso quando la Roma fece un primo tempo identico. Pronti via ogni azione, il gol. Sì, sì, ma loro stanno veramente bene, stanno giocando, hanno fiducia, si conoscono a memoria. Lo diciamo però, la gente che stanno guardando la partita vede veramente allo stadio, è incredibile come i giocatori si sentono, si capiscono a memoria e si vedono e subito si trovano. In questo momento noi non riusciamo veramente a fare la mossa giusta per poter andare avanti. Samuel è Figo che gestisce il pallone, viene dietro le punte a giocare questa sfera, c'è largo sulla sinistra, Grosso, palla giocata da Vieira, adesso c'è Stankovic a destra, Figo, palla per Grosso, può andare al cross, palla dentro, bella. Attenzione, bella ma troppo sul portiere, non c'è nessuno che va a chiudere sul primo palo. Un bel messo in difesa, tutti dietro, sono a posto, sono corte, si trovano, De Rossi sta facendo veramente una grandissima partita. E lui De Rossi che cambia tutto sulla sinistra per Leandro Cuffré, l'argentino che avanza, tocca per Totti, si allunga troppo il pallone, c'è Stankovic, bravo a vincere un tackle, il secondo, poi lo scontro ancora con Totti, salta De Rossi, subisce due irregolarità, Ibra, la palla per Adriano, controlla bene il pallone, salta un uomo, attenzione, lo va a chiudere Mexès, palla fuori per Vieira, è lento, ma c'è il fallo ai danni dell'imperatore commesso da Philippe Mexès, così dice il signor Saccani, quando sono 40 minuti di gioco c'è forse un'ammonizione per protesta, Mexès dice di no, Saccani chiama solo la distanza regolamentare con Figo pronto a battere, primo piano per Mancini che ovviamente non può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi ragazzi. No, non penso neanche, perché a parte le 10 primi minuti che è stato buono, questo gol ha completamente destabilizzato tutta la squadra, si è visto che dopo non ha più capito niente, dopo abbiamo guardato, siamo messo e stiamo cercando la mossa, però non la troviamo, secondo me il mister cambierà qualcosa all'intervallo. Calcio di punizione con Figo, Ibrahimovic e Grosso pronti a battere, ci sarà il tiro a mio avviso di Luis Figo, parte lo schema, attenzione Figo, morbida per Adriano, schema che non funziona. Palla troppo lunga per Adri e può allontanare facilmente la difesa della Roma. Grosso con le mani. Forza ragazzi, serve forse andare più velocemente negli spogliatoi per ritrovarsi un attimino. Anche se io un gollettino prima della sirena dell'intervallo cercherei di metterlo in buca. Matrix, palla per Wally Samuel. Avanza, Vieira, attenzione centralmente. Palla per Adriano che aggancia fuori per Cambiasso, un po' sporca. Deve tornare indietro, quindi si perde tempo. Non si riesce a giocare veloci come veloce riesce a giocare la Roma. Vieira cerca il pallone dentro per Ibrahimovic, controlla con il petto al limite De Rossi in bicicletta che allontana, poi Cucciu allarga per Saverio, Mancini su di lui, palla in avanti per Figo, Cuffré lo anticipa ma è regolare, no, non t'arrabbiare Spalletti perché va in anticipo ma lo spalla via, Figo era in vantaggio e Saccani si avvede del gesto sconsiderato di Spalletti e chiede scusa, lo va a rimproverare, si ripara un calcio di punizione, eccola qua, vedete come fa cadere Figo che era in vantaggio sul pallone, lo stava proteggendo, quindi giusta la decisione di Saccani. Guardo il cronometro, 41 minuti di gioco, Roma 3 Inter 0,
calcio di punizione, batte Figo, palla sul palo lontano, Doni ci prova ad uscire con i pugni, c'è un fallo ai suoi danni commesso da Matrix, così dice il direttore di gara, punizione per la Roma. Non siamo riusciti neanche, Benny, onestamente, a mettere qualche pallone soffice verso l'area di rigore. No, non siamo ancora, non si troviamo, non siamo riusciti, anche se i due primi cross di Grosso sono stati belli, però questo qua è là per il portiere che è intervenuto bene, anche se Materazzi ci ha provato, ha fatto il fallo su di lui. Il rilancio in avanti, il colpo di testa di Materazzi, Figo, bravissimo, subisce il fallo, Adriano mantiene palla, attenzione, ce n'è addosso tre, cerca di saltarli, torna all'indietro, rallenta l'azione, tocca ancora per Figo che si è rialzato, che cambia tutto sulla sinistra, ma male per Stankovic, si intromette Taddei, poi Samuel che la ributta in avanti, il capitano la va a gestire, fronte di destra, lo va a contrastare Cuffré, palla fuori per Figo, attaccato da Aquilani, cerca di andare al cross, palla dentro, c'è una deviazione del numero 8 della Roma, autore di due dei tre gol con cui i giallorossi stanno vincendo. Palla per Zanetti dentro l'area, attenzione, vai. Capitano carica il sinistro e peccato, si fa tutto bene ma non ci riesce. Sì, si è inserito molto bene, ha dribblato molto bene, ha tirato il sinistro però molto debole. Buono il suo movimento, male invece la conclusione. Rilancio, la testa di Fabio Grosso, poi Panucci, Perrotta troppo lungo per Taddei. Roma che non ci capiva nulla all'inizio, ha trovato quel gol e da quel momento non si è più trovata l'Inter, che ha perso tutta la lucidità e la tranquillità e anche la gradevolezza del gioco dei primi 10 minuti, e da quel momento in poi la Roma ha fatto veramente quello che ha voluto. C'è una munizione intanto per il giocatore Taddei, quindi primo ad andare sul taccuino di Saccani, dice primo fallo, ma anche Vieira era primo fallo, caro Taddei, e quindi 44 minuti di gioco. Che non sarebbe male fare un gol adesso. No, sarebbe proprio una cosa buona, perché vorrebbe dire andare a riposo in intervallo con il morale leggermente più alto di quanto sia in questo momento. Parte la traiettoria di Figo, palla morbida, colpo di testa, gol! Gol! Patrick Vieira! Bravo Benny che l'hai chiamato! Grandissimo gol, ha fatto, è arrivato in aria e come lui è alto a questa rivelazione, beh, grande che è stato Patrick, questo gol è venuto veramente bene, perché fa bene al morale, sicuramente dà un carica in più. La grande pennellata di Luis Figo, pallone con scritto spingimi, avevo chiesto prima palloni soffici, alla prima palla soffice è arrivato il gol, adesso c'è un fallo ai danni da parte di Grosso e danni di Taddei, calcio di punizione, partita che io penso che si possa riaprire e considerare riaperta, soprattutto dal punto di vista mentale. Sì, secondo me hanno visto che potevano fare gol, ormai adesso si entriamo nello spogliatoio così e questo dà da carica subito. Totti, palla dentro, la testa di Decchi, adesso sarebbe buono poter sfruttare l'onda dell'entusiasmo, vediamo quanto extra time andrà ad offrire. Eccolo. Il signor Oscar Girardi, l'errore subito di misura della Roma, approfittiamone, magari andiamo ad accorciare ulteriormente se ci si riesce nei minuti che mancano, penso che ci sarà da giocare un bel nulla, perché l'arbitro manda le squadre subito a prendere il tè, nessun minuto di recupero, anche se ci sono state due ammonizioni, poteva esserci qualcosina da concedere in più. Fa niente. E allora un primo tempo direi da dimenticare, tranne l'ultimo minuto, quello del gol di Patrick Vieira, primo gol in maglia nerazzurra, e i tre gol invece della Roma. Mancini al 13esimo, poi al minuto 24, minuto 34, la doppietta di Alberto Aquilani. Roma 3, Inter 1, è solo il primo tempo. La linea alla regia, torniamo per la seconda frazione. Nuovamente collegati con lo stadio Meazza per un secondo tempo che Benoit bisogna affrontare fin dai primi secondi con una rabbia, una tranquillità, una concentrazione e anche una precisione completamente differenti a quelli degli ultimi 30 minuti del primo tempo. Certo, siamo partiti bene, poi questo gol, questo errore è stato fatale per noi, dopo non abbiamo avuto lo stesso atteggiamento e a questo punto la Roma ha fatto il suo gioco, ha allargato molto, è andata nel spazio, ha sviluppato un gioco, un tocco, due tocchi, ha avuto occasione e si è procurato molto bene.
sicuramente il gol di Viera fa bene, rilancia le speranze di poter fare altri gol, e sicuramente bisogna essere caricato, bisogna andare avanti, credere, essere molto più aggressivi che siamo stati in questi ultimi 30 minuti. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, qualche fumogeno sulla curva nord, speriamo che li spengano velocemente perché l'arbitro non sembra intenzionato a far ripartire l'azione, no, sta aspettando l'ok dall'omino del broadcast ancora una volta, stanno guardando in direzione del delegato, probabilmente della pubblicità, stanno aspettando il via, ma bisogna anche aspettare che tutte queste luci vengano spente, luci che vengono lanciate poi nel settore inferiore, quindi quelli del primo anello verde devono un po' accompattarsi nella zona coperta per evitare di ricevere in testa qualche fumogeno, che è sempre meglio cosa da evitare. Se magari si spegne, che così possiamo iniziare a giocare, che sarebbe meglio, ragazzi. Vediamo se la si fa finita con queste inutili cose. Saccani dice chiaramente no, non possiamo iniziare. Iniziamo, sì, chiede l'ok ai due portieri. Per Toldo non c'è grande problema perché è dal lato opposto, se mai è Doni che può dire qualcosa. Inizia in questo momento il secondo tempo con la Roma in vantaggio per 3-1. Serve un grande secondo tempo, serve una grande Inter, forza ragazzi. Palla in avanti per Totti di prima, buono il pallone per Mancini che se ne va già, attenzione, anzi Aquilani, il cross, palla dentro per Rotta, dentro l'area, si gira, tocca fuori, ancora Aquilani, il suo tiro, ribatte il corpo di Samuel Mancini, fuori gioco di rientro. Mi sembra che però non siamo partiti molto bene. No, non siamo partiti bene. Aquilani si è inserito molto bene, è entrato in aria. Ha fatto un cross per Perotta, Perotta ha sbagliato il controllo e a questo punto abbiamo potuto recuperare il pallone perché era fuori gioco Aquilani. Si scaldano intanto Crespo, Cruz, tutta la panchina. Ovvero Cruz, Maicon, Dacur, Crespo, Solari, Andreoli, tutti al lavoro. Palla Samuel per Ibra. Attenzione, cercano due con Stankovic. Carica il sinistro Figo! Uia! Alta! Forza ragazzi, al minuto uno il tiro di Luis. L'azione, Stankovic si è appoggiato su Ibra, che ha dato subito il pallone indietro per Luis, che ha tirato di poco, diciamo, di poco sopra la traversa. Di poco, una spanna e mezzo, ma buona l'idea e la rapidità esecutiva che avrebbe sorpreso il portiere brasiliano Doni. Il rilancio con Mexes, Panucci che gestiscono il pallone in avanti lungo lato di destra, Taddei si intromette grosso che mette il pallone in out con un colpo di testa, si sta scaldando invece qualcosa anche quattro uomini sulla panchina della Roma, dove ricordiamo siedono invece Montella, il francese ex Strasburgo. Bravo. Infatti bravo Adriano Figo, gliela mette un po' troppo lunga, non ci può arrivare, poi Mido, Ferrari, Tonetto e Cassetti, niente da fare per Adriano che ringrazia comunque Figo per il lancio. È stato sbagliato, però è stato giusto quello che hanno fatto, la triangolazione a tre era giusto, nello spazio è quello che ha bisogno l'Inter a questo momento, di andare nello spazio per creare qualcosa. La testa di Grosso, poi quella di Panucci, irregolare, l'entrata di Stankovic che sbilancia il numero 2 della Roma e il calcio di punizione che ne segue in favore dei giallorossi, in vantaggio ricordo per 3-1, il gol di Mancini bissato poi dalla doppietta di Aquilani e poi il gol che ha riaperto il match di Patrick Vieira al 45esimo del primo tempo, sbaglia Taddei, non ne approfitta Cambiasso, palla dentro Aquilani, Taddei esce, Toldo! Bravo, 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 bravo in questa circostanza, brava però ancora anche la Roma, intanto c'è una buona azione Ibra per Vieira, il lancio lungo per Adriano, il colpo di testa, palla che rimane lì, come può Cuffre, c'è il fallo di Adri però su Mexes, rimangono doloranti tutti e due. Si è allargata un po' il gomito e l'ha presa in faccia. Vediamolo. Con il braccio cinge il collo del francese. Tanto qua rivediamo l'uscita di Toldo che era stato anticipato da Taddei. Taddei era riuscito a toccarlo quel pallone. Giusto, giusto. Però anche loro erano entrato ancora una volta centralmente. Siamo messi in difficoltà centralmente perché loro entrano molto bene. Con questo 1-2. A Aquilani
Volontade arrivano spesso in aria. Serve maggior attenzione da parte dei centrocampisti centrali a non far giocare faccia alla porta con questa facilità probabilmente i giocatori della Roma. Intanto è bravo il Cuciu ad allargare per Viera, largo sulla destra, se ne va, mette la freccia, attenzione Patrick, guadagna il limite dell'area, il suo cross, palla dentro, Ibra, c'è l'anticipo in spaccata da parte di Christian Kivu con le mani, palla già rimessa in gioco, il Cuciu tocca all'indietro il pallone, Materazzi la gioca per Wally Samuel per il Drago, attenzione, largo c'è il rigorista Grosso che controlla, c'è Figo poco distante, palla nello spazio, l'entrata in scivolata, in doppio intervento da parte di Simone Perrotta che si guadagna, no non si guadagna un bel nulla, la rimessa con le mani è a nostro favore, se ne carica Stankovic, palla per Figo, la controlla bene, fuori per Grosso, attaccato da Taddei. Out, grande animosità da parte dei giallorossi, il colpo di testa di Panucci che anticipa Stankovic ancora con le mani qualche metro più avanti, siamo al limite dell'area, fronte di sinistra, palla per Stankovic, questa volta è cornerone, no, con le mani perché la palla va al di qua della bandierina e allora c'è gittata lunga Fabio Grosso, con le mani, palla fuori per Figo, siamo al vertice sinistro dell'area, carica il destro per il cross, morbido, palla centrale, Cambiasso cerca la veloce con Adriano, al limite, attenzione, va dentro Panucci, riesce a chiudere la palla, non l'ha visto dietro di lui, si era inserito molto bene Cambiasso su questo tocco di palla, peccato, ancora palla viva, attenzione Samuel, palla per Decchi, Inter che attacca, forza ragazzi, Samuel viene servito da Figo, di prima per Fabio Grosso, si allarga Stankovic, palla dentro, attenzione, può andare al cross dalla linea di fondo, palla colpisce male, De Rossi non la butta via ma la appoggia lateralmente sulla destra per l'errore di misura di Panucci, Materazzi, ripartiamo, siamo più corti, più aggressivi, palla nello spazio per Ibra, cerca l'1-2 con Adriano, cerca di andare al tiro, De Rossi si intromette e in spaccata lontana, Mancini recupera il pallone lungo l'out di sinistra, uno contro uno col capitano, palla all'indietro per Cuffré, attaccato da Viera, il tocco in avanti, ancora il Cuciu che recupera, poi Zanetti, Ibra, attenzione, di testa, controlla bene, Viera sbaglia l'appoggio, ancora di prima intenzione per Ibrahimovic con Kivu prima e Cuffré poi, Totti, bravo, il velo per Mancini, parte in dribbling, salta secco Samuel, allarga sulla destra per Taddei, attenzione per Ratta che è in profondità, Taddei che si ferma, chiama 1-2, bravo. Samuel, c'è un fallo irregolare, l'entrata di Grosso, i danni di Taddei, reclamano i nerazzurri, l'arbitro va a sedare un po' gli animi, si stava accendendo un po' di dialettica, Benoit. Sì, mi sembra che Samuel l'ha anticipato bene, dopo ha fischiato su Grosso, però non mi sembrava grande che questo fallo, mi sembra che è andato a sbattere piuttosto dentro di lui. Però l'indicazione è stata quella di Maggiani, è lui che ha dato indicazione all'arbitro che c'era stata un'irregolarità tra Grosso e Taddei, quindi ha fermato il gioco. È pronto ad entrare Maicon intanto, primo cambio in casa Inter, sta per entrare Maicon al debutto in gare ufficiali in maglia nerazzurra. Totti sul punto di battuta, tutta l'Inter in area a difendere, forza ragazzi, palla dentro, attenzione, c'è il rigorista che allontana, palla che se ne va in out, no, perché Totti la vuole rimettere in out, sì, con le mani, è lui che, vediamo se rimette in gioco il pallone, lo lascia l'incarico a un compagno, arriva immediatamente un compagno, si tratta di Panucci, dice faccio io, rimessa effettuata, colpo di tacco di Totti per Mancini, palla che Samuel lascia filare a fondo campo con Toldone pronto a far ripartire l'azione, palla già rimessa in movimento con Zanetti. Largo sulla corsia di destra che avanza, lo va a contrastare Mancini, palla per il Cuciu, Cuciu che giostra il pallone sulla sinistra per Wally Samuel, sono 7 minuti di gioco, sempre 3-1 in favore della Roma, finale di Supercoppa di Lega edizione 2006-2007, palla per Adriano, servito dal Cuciu, Figo, attenzione, si fa vedere Viera, palla per Cambiasso, Cambiasso centralmente, allarga per Viera, troppo largo il pallone, Ibra ci arriva lui in seconda battuta però, si allarga a fronte di destra, lo diala, c'è Viera che va al disturbo, bravo. Palla filtrante, bene Ibra per Zanetti, può andare al cross, morbido, sul pallo lontano, Mexes anticipa Adriano, però è ancora vivo il pallone, Grosso, controlla con il sinistro, allarga per Figo, può andare al cross, morbido, il pallone sul pallo lontano, la testa di Kivu, Viera, brava ad anticipare Mancini, poi Savera. Forza ragazzi, Ibra, fronte di destra, può andare al numero, il suo cross, pelo d'erba, De Rossi allontana questo pallone che Mancini mette giù, lo gestisce, Zanetti glielo porta via ma con un fallo di mano, così dice Saccani, c'è il cambio in casa Inter, il primo cambio della stagione, entra Maicon,
vediamo chi lascia il terreno di gioco, se uno dei due centrali è Grosso che lascia il campo, fuori Grosso, Zanetti a sinistra, Maicon a destra. Infatti Zanetti passa a sinistra, Maicon che è un esterno, che si è visto molto, molto all'attacco in queste ultime partite, molto bravi in fase offensiva. E allora, primo cambio dentro Maicon sulla corsia di destra, fuori Fabio Grosso. Adesso c'è un buon recupero da parte di Materazzi, si riparte con Stankovic, palla per Adri, Adri per Zanetti, Zanetti per Cambiasso, c'è Vierà centralmente che si fa vedere, bisogna muoversi anche senza palla, molto muoversi senza palla. Bravo Figo, attenzione, la mette e cerca di metterla dentro per Ibra, allontana come può la difesa della Roma con un De Rossi che gioca quasi ormai sulla linea dei quattro. Zanetti vince il tackle con Taddei e cerca di andarsene, se ne va, c'è il fallo e i suoi danni. Bravo capitano, sì, bravo sì, capitano, 9 minuti. Capitano è lì, si vede, adesso a sinistra forse era più... sarà più facile forse per lui per andare e a cacciare sul suo destro, però l'Inter sta facendo molto meglio, molto più aggressivo, recuperiamo molto meglio la palla, anche se ancora abbiamo ancora fretta in questi ultimi passaggi. Un po' di frenesia, ma d'altra parte c'è la voglia di fare subito il gol del 3-2. Sì. Sarabia al mancio in panca con qualcosa che non è stato fatto come avrebbe voluto e ha cercato di farlo capire allargando le braccia ai suoi. Intanto c'è il pallone giocato da Materazzi sulla destra per Maicon. Lo va a contrastare Mancini, sfida tutta Samba fra i due. Palla cercata dentro per Vierà, si intromette con bontà di gesto Aquilani. Palla in out, uno dei migliori della Roma insieme a De Rossi a mio avviso, Benoit. Sì, sì, certamente sono i due giocatori che hanno fatto molto bene per questo momento alla Roma, respiratore del gioco. Aquilani ha segnato due gol, per il momento è lui che fa il gioco e si è visto che la Roma con questi due giocatori hanno veramente grandissimo potenzialità. Attenzione Stankovic, palla al limite per Ibra, cerca di andare dentro, Kivu in bicicletta allontana, palla che si va a gestire il capitano con una rimessa con le mani, effettuata immediatamente. Proviamo centralmente, però è difficile perché loro sono chiusi molto bene in questo momento. Figo, palla larga, tutta la Roma negli ultimi 25 metri, Matrix allarga per Maicon, 4-5-1 della Roma in questo momento, palla che viene giocata da Maicon centralmente, arriva l'1-2 con Ibrahimovic, vince un contrasto, Kivu in seconda battuta la butta senza guardare più in là possibile, però se loro rimangono così bassi rischiano tanto onestamente, forse è proprio quello che Spalletti aveva detto ai suoi di non fare, cioè di farsi schiacciare dall'Inter. Infatti a questo momento rischiano molto di più, anche sì per il momento. Loro sono tutti in difesa, tutti attaccati, molto corte, aspettano il contropiede, però secondo me Spalletti non vuole questo, vuole sicuramente una Roma che gioca e che ha fatto le 30 primo minuto del primo tempo giocando il suo gioco, a questo momento sta soffrendo. Figo, attenzione, palla dentro, troppo lunga per Adriano, il pallone aveva cercato di metterlo sul palo lontano, sbruffa un po' Mancini, scuote la testa, non è quello che si aspettava di vedere nel corso forse dei primi minuti della seconda frazione, quando siamo arrivati al 12° con lo stesso parziale della prima frazione, cioè Roma 3-1. Rilancio di Doni, non ha avuto molto da fare, non è del vero il portiere della Roma questa sera. Figo controlla il pallone, c'è un'irregolarità ai suoi danni, dice di no Saccani, Aquilani recupera la sfera, c'è De Rossi che rimane a terra e Panucci mette il pallone in out, allora per favorire l'inserimento adesso dei sanitari, se ve n'è necessità. Rivediamola, questo è il colpetto che ha messo parzialmente KO De Rossi, adesso l'Inter rende palla, Inter che adesso si schiera con un centrocampo a rombo, no Benoit? Sì, sì, certo, vertigine di Cambiasso, poi Patrick Vieira un po' più a sinistra, Stankovic a destra e lui Sfigo dietro le tre quartiste, dietro le due punte. Quindi non è più un 4-4-2 in linea, ma a disposizione romboidale del centrocampo nerazzurro. Mancini di testa, palla lunga, Toldone esce al limite con le mani, recupera il pallone, pronto a far ripartire la manovra per Cambiasso. Lui il vertice basso della manovra dei ragazzi. Palla larga per Dechi, corsia di destra, palla per Figo che viene basso a gestire il pallone. Il suo cambio di gioco è sull'out di sinistra per Zanetti, attaccato da Taddei. Gioca centralmente la palla per il Cucciu, si ferma, larga per Figo che parte in dribbling, cerca e trova collaborazione
attenzione nel capitano che se ne va, palla al piede, attenzione, cerca di entrare, salta il primo uomo, un secondo, il terzo però è Cristian Chivu che gli porta, anzi Panucci che gli porta via il pallone e fa ripartire Perrotta, difende bene la sfera, la gioca all'indietro su De Rossi che con un campanile apre bene sul fronte opposto per Cuffre, quasi senza guardare, palla giocata quasi senza guardare Benoit, palla giocata da Mancini, avanza la Roma con Aquilani, attenzione 2 contro 2, pericolo, attenzione Aquilani, arriva Mancini di infilata, Aquilani va dentro, pericolo, Perrotta allarga, fuori gioco di rientro, ferma il gioco Saccani, ma ancora una volta quando partono così non sappiamo se aggredirli o riarretrare. Stiamo tornando indietro, infatti Xavier ha fatto fatica a rientrare e non abbiamo messo bene bene, alla fine è andato fuori gioco, meno male perché loro a questo momento quando arrivano così sono pericolosissimi. Prima volta che la Roma mette fuori la testa dopo 14 minuti di assedio, ma che non ha prodotto se non un tiro al primo fuori. Attenzione alla palla dentro, il colpo di testa mancato, allontana la difesa giallorossa, poi il pallone ancora dentro, Ibrahimovic, niente da fare. No, questo è stato un bel cross, è stato anticipato da Mexes credo e purtroppo non siamo usciti, però queste cross sono veramente teso, arrivano bene e questo può essere le cross importanti per noi. Sta per entrare Hernan Crespo, palla giocata da Taddei, l'errore, forza ragazzi, andiamo veloci, andiamo a ripartire, Cucciu, palla per Ibra, attenzione Ibra, schierata però la difesa della Roma con 5 uomini, Ibra, gioco con il piede, bravissimo, Decchi può caricare il destro, palla sul sinistro, arriva al limite, Ibra, 1-2 con Cucciu, troppo lungo. Abbiamo cercato di andare dentro stile Roma con la giocata sullo stretto centrale, non abbiamo trovato l'ultimo tocco, bravo anche Doni ad uscire su Cambiasso, palla giocata da Perrotta centralmente, Adriano rinviene su di lui, gli porta via sfera, irregolare secondo Saccani, non mi sembrava irregolare, per me no, mi sembra che è andato ad attaccare il pallone, lui l'aspettava, gli ha preso il pallone logicamente e allora il cambio, entra Crespo, fuori Adriano. Tutto questo al quarto d'ora, fuori Adri, dentro arma letale al minuto 15 del secondo tempo. L'abbraccio fra i due, lascia il terreno di gioco Adriano, adesso il tandem è composto da Crespo e Ibrahimovic. Calcio di punizione battuto, l'Inter sempre sotto per 3-1, Panucci. Palla in avanti per Totti, difende e la mette bene, così per Perrotta di prima, per Aquilani che svirgola, Maicon, c'è Mancini in vantaggio, ancora Aquilani, ancora Mancini, ancora Perrotta, palla per Totti, largo, vertice destro, il suo cross, palla dentro, la testa è quella di Matrix che allontana, Maicon che non ci va perché è in vantaggio De Rossi, non c'è nessuno in quella zona. Sì, a questo punto loro stanno veramente... Noi siamo scacciati, loro quando giocano a un tocco siamo in difficoltissimo, non ci arriviamo veramente a trovare la mossa giusta, siamo troppo lontano di loro. Roma che sta tornando a mettere la testa fuori dal guscio con pericolosità, si scaldano ancora Cruz e Olidacur, già due i cambi fatti da Roberto Mancini, fuori Grosso, dentro Maicon, fuori Adriano, dentro Crespo, attenzione loro, pericolo con Perrotta, il suo tiro, paratoldo facile, è il primo tiro della Roma in porta nel secondo tempo al minuto 16, ma non ha fatto meglio purtroppo, dobbiamo riconoscerlo, nonostante una notevole pressione la nostra formazione, palla lunga, la testa di Chivu che anticipa Crespo e Aquilani che recupera, è arretrata l'Inter, nel frattempo è un po' salita, è un po' uscita dal guscio la formazione giallorossa, intanto c'è un buon recupero di Decchi che subisce il fallo di Mancini, punizione battuta da Maicon, il Cucciu, palla dentro, sbaglia il lancio, poi De Rossi in tackle, è Perrotta ad aiutarlo a recuperare il pallone, fa ripartire Panucci, largo lungo l'out di destra, Ibrahimovic al disturbo, la testa del capitano, poi Cambiasso che dà l'indietro per Wally Samuel, il pallone che va in zona Materazzi, si riparte ancora una volta, giochiamo facile Matrix, palla per il passo doble, Figo cerca e trova, Vierà in corsia, palla dentro per Crespo, va su di lui in chiusura, in anticipo bene Cuffre anticipando Crespo. Abbiamo fatto molto bene, un tocco, abbiamo trovato Vierà nello spazio e subito ha fatto questo passaggio filtrante per Crespo, purtroppo è intervenuto Cuffre e che ha dato la palla al portiere.
Ripartono loro con manovra sullo stadio, fanno festa i tifosi della Roma. Taddei la mette bene per Aquilani, Aquilani per Totti. Attenzione al cambio di gioco di Mancini, eccolo là, viene servito con Maicon che va su di lui, il colpo di testa del brasiliano. Mancini è impreciso con Toldo che recupera, ed ecco qua che si scaldano sulla panca della Roma Cassetti e Ferrari, vedo soprattutto loro due. Saverio, palla per Ibra, cerca di prima la collaborazione in Crespo, rallenta poi la manovra, si ferma, la gioca corta per Luigi Figo, attenzione passo doble che va in azione personale, attenzione Figo, arriva al limite, salta nuovo, un secondo, allarga per Crespo, può andare a metterla Crespo, carica. Bravo. Adesso il tiro, oh, un tiro in porta c'è al minuto 18, è di Crespo. Crespo c'è, l'abbiamo visto subito, si è messo in mostra subito, ha fatto un tiro, una cannonata, però il portiere l'ha presa, però è stato insidioso. Riparte la Roma con la veloce di Perrotta da questa parte, va in tunnel su Samuel che gli rinviene portando via la sfera, poi Matrix di prima per Cambiasso, Cambiasso per Patrick Vieira, attenzione c'è fuori gioco di Crespo, allora non dà in profondità, tocca per Figo al limite, due uomini su di lui, difende bene passo doble, palla che viene. Bravo, giocata Figo. Ancora da Luigi, attenzione, cerca di andare, filtrante per Ibra dentro l'area, vertice di sinistra, gioco di gambe, Mexer su di lui, vuole andare al cross, la piazza arretrata per Dechi, Dechi che l'appoggia di tacco e non era male, Vieira ancora sì, e allontanami, ha fatto questo passaggio di tacco che era veramente sontuoso, peccato che non è arrivato, però aveva inventato qualcosa veramente strepitoso. Sbaglia intanto l'appoggio Maicon, ripartono loro in contropiede con Mancini, Totti e Aquilani. Totti parte in dribbling, si lascia cadere, alzati e cammina, gli dice Saccani, come disse qualcuno secoli addietro, il rilancio di Dechi, la testa di Chivu, peccato. E riparte ancora la Roma, squadra sbilanciatissime, il rilancio di Taddei a cercare Mancini, Maicon l'appoggia bene, laterale per Dechi che può andare, mette la freccia al drago, attenzione che va, cerca di andare al cross, palla dentro, Crespo, tiro, gol, 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 arma letale, arma letale, riapriamola, arma letale, 3-2, forza ragazzi! 3-2, forza ragazzi! È tornato! E questo è Hernán Crespo Benoit! Grandissimo cross eccezionale, Stankovic è lì, l'azione, Maicon, Stankovic, cross primo palo, quello che chiede Mancini, lui c'è e si vede subito e segna! Roma 3, Inter 2, dentro Cassetti nella Roma, uscirà, vediamo chi lascia il terreno di gioco, se Mancini forse o Taddei, vediamo chi è il giallorosso ad abbandonare il campo. Loro stanno soffrendo in questo momento, noi siamo messi meglio. Si vede, esce Taddei. Si vede in campo, la squadra va meglio, si troviamo di più. Poi quando i giocatori in panchina entrano e segnano ancora meglio. 3-2 per la Roma. Forza ragazzi, adesso uno, dai! Serve anche il boato e il tifo del pubblico sugli spalti e quello a casa. Attenzione Cucciu, forza ragazzi, crediamoci, palla per Luigi Figo che cerca la profondità, cerca per subito, Crespo. C'è. No, c'è Doni. C'è anche un fuorigioco. Fuorigioco, no, una spinta. No. Ha ribadito con un calcio di punizione l'azione per una irregolarità di Crespo e danni di Cristian Chivu. Riparte la Roma. Luis sta giocando veramente bene in questo momento. Mancini attaccato da Maicon, irregolare l'entrata di Maicon ai danni di Amantino, quindi c'è il calcio di punizione inquadrato Mancini in favore della Roma con Cufré pronto a batterlo. Inter che deve approfittare adesso, ci sono 25 minuti circa più qualcosina da recuperare per andare almeno all'extra time, per trovare almeno il pareggio che porterà le squadre supplementari. Non bisogna concedere nulla. Troppo, niente dietro, corti, belli, aggressivi, andare a fare il terzo gol. Forza ragazzi, De Rossi, palla per Panucci, Panucci attaccato da Vieira, il suo cross è in tribuna, molto bene così. 22 minuti, adesso quanto conta la psicologia Benoit? Ah, lei è fondamentale, credo che lì si sono rimessi a credere, questo gol ha fatto bene, Crespo ha dato un soffio nuovo alla squadra perché si vedeva che ci accava e non trovava ancora questo gol. L'ha trovato un giocatore che subito va in profondità e questo sicuramente fa bene alla squadra e si vede perché queste pallonette in profondità sono subito pericolose. Vieira, palla giocata da Figo,
Figo per Cambiasso, Cambiasso ancora per Pasodoble, gioca bene la trequartista, arriva al limite, attenzione, salta un uomo un secondo, Ibra, il tiro, no! Che peccato! Era la palla del 3-3. Era la palla del 3-3. Ha fatto un'azione, guarda. Spettacolare Luigi Figo. Ha driblato tre giocatori, ha dato questo pallone sul sinistro di Ibra, che ha provato questo pallonetto sul potere. Tanto si dispera Decchi che verrà ammonito. Non l'ho toccato, dice, non l'ho toccato. Si vede, adesso siamo molto molto più aggressivi. Infatti si è già rialzato il giallo rosso, che ha fatto secondo me solo un po' di scena. Punizione battuta per la Roma però. Peccato perché gli avevamo rubato palla. Ripartono loro con Perrotta, all'indietro per Cufré. Stankovic va ad aggredire Maicon su Mancini. Deve non farlo girare, infatti non lo fa girare. Palla in avanti, Matrix anticipa bene Aquilani, Cambiasso, Figo e si riparte ancora, attenzione, apertura buona sulla destra per Decchi, Decchi che può andare al cross, bravo, mette dentro Crespo. Per Crespo, viene incontro, aiuta, il drago, il controcross, no, peccato. Era giusta l'idea di metterla morbida di prima intenzione sull'altro palo, ma ha colpito male Dejan Stankovic, ma è un Inter Benoit che... È viva, si vede Crespo fare il movimento giusto, viene incontra la palla, quello che vuole Mancini, e offre subito la soluzione. Adesso le triangolazioni sono più facili e si troviamo più spesso davanti alla porta. Sta per entrare intanto Saïm Mido, l'egiziano di rientro dal prestito al Tottenham, 13 gol per lui in Premier League nella passata stagione. A Londra ancora lo vorrebbero avere, ma a quanto pare la Roma non lo vuole mollare. Ammonito intanto il nuovo entrato Cassetti, che fa subito un bel esordio al 24esimo per proteste, calcio di punizione, ma è pronto anche il cambio, probabilmente verrà arretrato Totti e uscirà uno tra Mancini e probabilmente Perrotta, forse esce proprio Totti, che non è ovviamente al 100% della condizione. Maicon di prima per Figo, ruolo di alla destra, Cufré su di lui, lo raddoppiano, palla nello spazio, bravo, bellissima per Maicon, allarga Decchi, carica adesso il tiro, la parata e non c'è calcio d'angolo. In due tempi la parata, ma la rasoiata di Decchi e la parata, Inter ancora pericolosa con un'altra azione tutta rapida, tutta in velocità. Il rilancio di Doni, la testa di Wally Samuel, palla recuperata da Mancini, Cucciuelli cerca di non farlo girare, vi riesce bene Aquilani, cambia tutto sul fronte opposto, c'è l'anticipo del capitano per il tentativo di Cassetti, si riparte con Viera, Viera che allarga bene per Ibra, eccolo qua Ibra, fronte di sinistra, lo attacca Panucci, lo punta, entra in aria, la magia, palla fuori, Viera il tiro, salvataggio di De Rossi, salvataggio di De Rossi. Che occasione ragazzi, che occasione che abbiamo avuto lì. Ha cercato il colpo sicuro Patrick Vieira, il colpo di piatto, si è buttato appeso morto De Rossi, ribattendo con il corpo, riparte la Roma con Cassetti, Totti sovrappone Panucci, dalla parte opposta Mancini, palla larga sulla destra per il numero 2 che va al cross, palla dentro, Maicon di testa, Totti al limite, non può raggiungerla, la fa terminare in out, c'è il cambio fra le file dei giallorossi. Peccato questa occasione, la Ibra fuori, Totti hai fatto un assist incredibile per Patrick Vieira e purtroppo ha assicurato, non ha cacciato, ha assicurato il piede, però queste sono occasioni vere. Cosa cambia nella Roma adesso con una torre là davanti e non più la fantasia di Totti? Infatti è molto diverso, perché con Totti potevano inserirci molto di più i giocatori, perché lui non è un attaccante, è un centrocampista. Lui è un attaccante e sicuramente l'appoggio la farà molto meno. Intanto c'è un fallo di Chivu e danni di Hernan Crespo e quindi un calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo. Inter 2, Roma 3, continua il tentativo di rimonta da parte dei ragazzi, 20 minuti ancora da giocare, sono 26 quelli sul cronometro. Il gol che ha riaperto il match è quello di Hernan Jorge Crespo, palla giocata da Zanetti, largo sulla sinistra, tocca centralmente per Vieira, ha avuto la palla del 3-3 poco fa, palla larga per Decchi, larghissimo c'è Maicon, vediamo se lo serve, cerca il filtrante, Aquilani si oppone, la palla in out, ancora Maicon. Crespo è molto molto mobile, si fa sempre vedere contro le due. Attenzione Cucciu, palla dentro, Figo, gol. Può andare il tiro, la parata di Doni, ancora Cambiasso, sbaglia l'appoggio, Roma in affanno, recupera Zanetti, ancora palla gol al 27, passaggio, con Luis Figo, palla larga, Ibra, attenzione Ibra, cerca la veloce con Vieira che difende bene il pallone, il suo cambio di gioco, Figo, regolare, il cross, la parata, il miracolo di Doni, forza ragazzi, forza ragazzi.
Oh, è stato un passaggio filtrante incredibile da parte di Cambiasso. Adesso grande numero di Decchi, si esplode il Meazza, Drago se ne va, guadagna il fondo, il cross, e non è corner perché Chivu arriva con la punta, è una bella Inter, Benoit. Ci siamo in aria, siamo, loro non ci arrivano più a uscire. Palla viva, il cross, Maicon, la testa di Chivu, è un assedio, palla messa giù dal capitano, mi do su di lui, viene saltato, il tocco del Cucciu, cambia tutto, largo sulla destra per Stankovic, controlla, c'è Mancini che lo va a disturbare, parte il cross, palla dentro, attenzione, il colpo di testa di Cambiasso al limite, Crespo, Ibra, il suo tiro, il cross, assist di Ibra, arriva Vierà, piattone, rivediamolo, il cross di Decchi, il pallone fuori, Cambiasso, Crespo il numero, Ibra, il pallone dentro, arriva Vierà, sotto misura, è il gol del 3-3, la grande rimonta, Benoit. Fantastico, eccezionale, guarda, è da vivere. E adesso andiamo a vincere sta coppa, però ancora 15 minuti sull'entusiasmo, andiamo forti, andiamo avanti, non fermiamoci. Questo Inter ha un tocco, Crespo è entrata, ha cambiato veramente l'Inter. E qua i giocatori in campo dicono a tutti quelli dello stadio, su, vogliamo sentirvi, forza ragazzi, sì. Roma 3, Inter 3, extra time per ora, ma non è finita qua, 29 minuti rimontati, tre gol, questo è fenomenale. Si riparte, Cuffré, adesso calma e ripartire, cattivi come prima, rilancio in avanti, Mido cerca l'apertura per Mancini, è marmoreo il suo tocco, palla in out con le mani, si riparte con Maicon, sta per entrare Max Tonetto, probabilmente uscirà forse Mancini dalla parte opposta. Sì, sicuramente un esterno uscirà perché hanno speso molto, hanno fatto molto bene, però adesso si vede che sono cotti. Però diventa sempre più un 4-5-1, palla dentro per Ibra, protegge bene, attenzione Ibra, può andare, sovrappone Decchi sulla destra, si ferma, parte con un dribbling, salta l'uomo, viene fermato irregolare, entrata scorretta di Cuffré ai suoi danni, si guadagna un calcio di punizione che va a battere passo doble, anche Matrix da lì potrei battere io, il Cuccio gli dice, Matrix stai lì, stiamo tranquilli lì, tempo non è andato bene, adesso stiamo tranquilli lì, bene, continuiamo così, e qua è una bolgia incredibile, signori, spettacolo al Meazza, c'è Decchi sul punto di battuta, c'è Figo, c'è Ibrahimovic, mi sembra che Ibra vuol cacciare, è bella deciso, vediamo, basta che non facciano schemi e tirino in porta, parte Ibra, il suo destro, il tiro ribattuto colpisce male, ha zappato un po', sì, infatti ha preso molto male, Samuel di testa allarga, Zanetti per Figo, difende, bravo, numero, si beve Palucci come un crodino, può andare cross, palla dentro, contro cross e non ci arriva Ibra, ancora pericolosi, sì. Spettacolo al Meazza alla mezz'ora, Benny, lui si è fatto ancora una cosa pazzesca, sta giocando veramente una partita eccezionale lui, Figo ancora una volta ha dato un assist, praticamente purtroppo ha perso il passo Ibra, però è veramente, sta facendo veramente una cosa incredibile. C'è rilancio in avanti per Mido che commette irregolarità, dice così il signor Saccani, punizione battuta. Maicon di prima per Decchi, si ferma, parte in dribbling, tocca centralmente per il Cuccio che può toccare per il passo doble, invece profonda, cerca la giocata per Vierà, la testa di Perrotta, palla che va in zona Maicon, la mette giù, attaccato da Cuffré, c'è un giocatore della Roma a terra, se ne avvedono perché ha preso una pallonata in faccia, si tratta di Perrotta, stava molto meglio prima, ferma il gioco Saccani perché sul tentativo di cambio di gioco il colpo prende in pieno volto Perrotta, Saccani dice l'ho deciso io proprio per questo, non se ne erano avveduti Benoit, i giocatori dall'altra parte, no, infatti non avevano visto che era per terra e volevano giocare, infatti Stankovic era pronto a cacciare un cross e lui hanno detto sicuramente di cacciare la palla fuori del campo perché aveva male questo giocatore. Non, intanto Mancini che... sta chiamandosi il capitano per dare qualche indicazione in questo momento. In questo momento il mister deve essere contento dell'atteggiamento della squadra perché ha azzeccato i cambi giusto. Crespo sta facendo molto bene davanti, Maicon ha portato
molta più esplosività a destra e a questo punto si vede che i giocatori vanno più avanti. Cosa può essere cambiato da un primo tempo così da dimenticare a un secondo tempo così spettacolare? Ma secondo me è l'atteggiamento, il fatto che Patrick Vieira sicuramente è entrato e ha fatto gol, questo primo gol alla fine del primo tempo, la squadra è entrato e ha continuato, ha detto sicuramente nel secondo tempo continuiamo a fare questo, continuiamo a avere questa aggressività un po' di più, siamo più corte, non le lasciamo giocare. E a questo punto le occasioni sicuramente arrivano. E quello infatti che sono arrivate. E quello che è successo, adesso il gioco si vede. Vediamo Luis Figo, sicuramente spettacolare. Un Patrick Vieira che segna per questo primo partita. Questo è veramente... Non è male, non è male. Non è male, due gol. Intanto ha ripreso il gioco Benny con Decchi che porta avanti il pallone centralmente. C'è il taglio di Crespo, palla per Vieira, siamo al limite dell'area sulla sinistra, si allarga, viene servito il capitano, va a raddoppiarlo Mexes, se ne va Saverio in slalom, entra in altro, c'è il fallo, no, il calcio d'angolo. Corner numero 3, primo della ripresa, ci va a passo doble. Loro non escono più, sono in aria, stanno soffrendo moltissimo. Dalla bandierina Luis Figo, attenzione, c'è un cambio in divenire in casa Roma, corner battuto corto, palla per il capitano, può andare a cross, la mette fuori per il Cucciu, palla dentro, svirgolano il pallone, una mischia, attenzione, Vieira, la palla sul dischetto, cambiasso il tiro, ribatte, riparte la Roma con Mancini. Un micchione, vanno a chiudere, ha cacciato però ha preso le gambe. Attenzione, pericolo qua, 3 contro 3, Mancini bravo, salta Maicon, commette fallo, bravo, fallo tattico, ammonito. Eh beh, si prende un giallo, ma ci sta. Era partito, si era creato la superiorità numerica e d'altra parte sulle ripartenze loro continuano a essere vivaci e l'unico metodo che hanno è quello di ripartire veloci per tornare dalle parti di Francesco Toldo. Infatti al secondo tempo non si vede più De Rossi e Aquilani, che i due giocatori che avevano ispirato il gioco in primo tempo, adesso non si vedono più, secondo me fanno troppo fatica. Si vedono solo nella fase di contenimento. Tanto il cambio in casa Roma è fuori è proprio Aquilani, è dentro al suo posto Tonetto e cambierà qualcosa anche dal punto di vista della disposizione tattica. Tonetto è un esterno. Perotta sicuramente per andare al posto Aquilani. Tutto è pronto per questo calcio di punizione in favore della Roma con Cristian Panucci pronto a battere. Sono 35 minuti, 3-3 tra Roma e Inter. La grande rimonta dei ragazzi, il colpo di testa dentro l'area di Crespo. Palla che si impenna, Vieira allontana, palla messa fuori, svirgola il pallone. È bravissimo Crespo a portarlo via ai giocatori della Roma. Poi Figo sbaglia l'appoggio per Vieira che era andato a muoversi bene nello spazio. Perrotta. Ripartono loro con Cassetti al limite, palla per Mancini, De Rossi, siamo ai 40 metri, De Rossi cambia tutto sulla sinistra per il momento Tonetto che è andato a occupare la posizione che era di Mancini, il cross di Tonetto, Mido cerca l'appoggio con Mancini sullo stretto, poi Cassetti si accentra, arriva al limite, l'ex giocatore del Lecce, palla per Mancini, pericolo, non facciamolo tirare, si oppone bene Matrix, ma teniamoli lontani da lì che è meglio. Palla di Panucci, Roma che è uscita dopo essere rimasta schiacciata lì dalle onde d'urto nerazzurre, palla recuperata da Vieira, difende bravo, bene il pallone, Vieira. Bravo Patrick, due gol per lui al debutto al Meazza, Maicon, vai gigante in corsia, attenzione che va, centro area, Ibra e Crespo, parte il cross, palla dentro, Mexes ci arriva, non ci sono nerazzurri, non hanno seguito, un po' scollate le squadre, Perrotta, squadre lunghe, attenzione Mancini, la Roma se bravo. Ne va, c'è personale, si butta a terra qua, aveva perso palla, vabbè, gli dice bene Cuccio, ti sei buttato Benny. Infatti ha ragione lui perché veramente si è buttato al meglio, guardalo qua, neanche lo tocca. Non si tocca, non lo tocca e lui cade perché sicuramente era anche stanco. Permette sicuramente alla Roma di uscire dal loro campo, hanno bisogno in questo momento perché stanno soffrendo troppo. E allora si riparte 3-3, 10 da giocare più recupero, calcio di punizione battuto da Chivu, largo sulla sinistra per Cuffré, la sua palla al limite per Mansini, attenzione, si deve girare, ma il conso di lui, De Rossi, carica al destro, tribunona! Sì. Tribuna! Ha cercato una triangolazione, Mancini è andato indietro per De Rossi che ha cacciato tutto esterno e ha sbagliato sicuramente la porta, era lontanissimo di quello che sperava sicuramente lui.
Viera, si riparte la manovra, il rombo nerazzurro con Cucciu, vertice basso, Figo vertice alto sulle due esterne, Viera da una parte, Dechi dall'altra, perde pallone Ibra, si inizia a far sentire anche un po' di stanchezza nei ragazzi, il rilancio in avanti per Panucci, Mido, c'è l'intervento irregolare a mio avviso di Mido ai danni di Samuel, dice di no però il signor Saccani e quindi è semplice rimessa con le mani in favore della squadra di Spalletti con Panucci che ha preso i galloni del capitano dopo l'uscita di Totti, palla per Cassetti, carica al destro, il suo cross centro area, troppo alto per Mido, c'è Toldone con le mani, pronto a far ripartire la manovra per Maicon, si fa vedere Dechi, viene servito, attenzione che arriva Mantino alle tue spalle, il drago controlla e avanza dei metri, si libera, dribbla anche un sacchetto, può allargare sulla destra per Maicon, preso in contrattempo e doveva dargliela prima, applaude comunque. Si è chiuso, sì, ha voluto, era un po' nervosita all'inizio quando non gli ha dato la palla subito Toldo e secondo me l'ha fatto un po' sbagliare queste cose. Tanto c'è un bel recupero del Cucciu, palla giocata larga per Dechi, Dechi per Maicon, Maicon sullo stretto per Luis Figo, ruolo di playmaker alto della formazione nerazzurra, palla per Viera, al limite, attenzione Crespo, quasi andava in porta, Ibra ci prova ad andare a recuperare il Cucciu, il pressing di Viera, escono bene loro palla al piede con Mancini, riparte il contropiede, Maicon bravissimo, recupera ancora il pallone, il Cucciu, palla subito dentro, no così Cucciu, ne avevi due di là da solo, peccato. Forza ragazzi, provato, Doni. Ha provato in velocità, ha provato, non aveva alzato la testa. Di prima intenzione ha cercato il Crespo subito, un pallonetto, però era troppo lontano. Il lancio in avanti per Mancini, Materazzi protegge questo pallone che Toldo recupera e Matrix può far ripartire con un cambio di gioco sulla destra, no, ci lascia l'incarico a Cambiasso, già cavava veloce, il pallone là sulla destra per Stankovic. Viera, adesso ci andiamo, abbiamo perso almeno un 20 secondi prima di arrivare in zona Dechi, palla per Viera, guarda Maicon a destra tutto solo, invece sì, andiamo sì. A sinistra per Figo, da qua è facile dire cosa fare ma poi in campo è tutta un'altra storia, capitano molto più stretto sicuramente, fronte di sinistra, attenzione, palla per Figo, cerca il cross sul palo lontano per la testa di Stankovic, troppo alta, fondo campo. Sì, occasione che è partito da sinistra, Zanetti, poi Luis Figo che ha crossato il secondo palo, cercato la testa di Stankovic e si vede che è stanco perché veramente c'era dei crampi a questo momento, ha provato la testa, non è riuscita, ha speso molto Stankovic, ha corso parecchio per trovare soluzione, aiuta il suo compagno e sicuramente adesso sarà stanco. Si stanno scaldando intanto ancora Dacur, Solari, Cruz e Andreoli. Mi sa che è il momento di Oli Dacur. Anche lui debutto al Meazza, un altro degli ex di questa sfida, Mancini, è lui che cerca di portarsi sulle spalle le azioni offensive della Roma, Perrotta, De Rossi, cambia bene sulla destra per Cristian Panucci che può avanzare, esce Viera al disturbo, palo. Il suo cross, attenzione uomo che arriva là in fondo, il tiro! Oh! Bella occasione della Roma, di Tonetto, Cristiano Panucci, conosciamo il suo piede, cross, secondo palo molto largo per il Tonetto che ha... È stato bravo, ha cercato il primo palo, non l'ha trovato per nostra fortuna. Ha provato al volo, che non era facile, però prova di carattere per un giocatore che è entrato da 10 minuti. Cambiasso Viera sullo stretto, si riparte con Matrix, apertura per Maicon, Inter che cerca di evitare l'extra time dei supplementari. Palla per Luis Figo, attenzione, cerca di farsi vedere Maicon, Figo se ne va per linee centrali, cerca la veloce con Crespo, va dentro Figo, salta un uomo, un secondo, può andare contro cross, ribatte con il corpo Panucci, bravissimo nella chiusura, ma bravissimo Figo, palla fuori per Zanetti, può andare, palla al limite per Viera, Viera sbaglia l'appoggio, ma c'è Dechi, calma ragazzi, c'è Dechi che la recupera. Tutto a posto, tutto tranquillo. Sì. Matrix, palla giocata su Samuel, Figo attaccato di tacco, spettacolo, passo doble, Samuel, il capitano, possiamo andare dentro dalla sinistra al limite, Viera può caricare il destro, allarga per Maicon, ci va Viera, attenzione, palla dentro per Dechi, può andare al cross morbido, la testa è quella di Cuffré, recupera Figo, proverà il tiro, vediamo, attenzione Luigi, il suo cross morbido, no Doni, ha cercato il lob, sì ha provato secondo palo, però non sono riuscita, le gambe in questo momento cominciano a essere pesanti per tutti. Sta diluviando intanto. Temporale a Milano, tanto c'è, ma questo fa piacere ai giocatori che rinfresca un po' perché fa caldo. Palla bene. Palla riguarda da Maicon, anzi da Cambiasso che mette in movimento Maicon che se ne va, palla al piede, sono saltati un po' gli schemi. Figo, allora qua dovrebbe uscire la grande tecnica dei nostri là davanti. Figo, palla larga per Zanetti.
attaccato da Panucci, cerca l'azione personale, il capitano arriva al limite, cerca e trova collaborazione ancora in Figo, tutto chiuso dentro l'area della Roma, palla dentro per Ibra, attenzione Ibra! E la palla gli rimane lì ma non riesce ad arrivarci, ripartono loro con Cufrei, 42-30 i minuti giocati al Meazza, 3-3, bravo Matrix, l'anticipo, palla recuperata da Viera, Viera che cerca la collaborazione dentro per Crespo, la spaccata di Chivu che allontana, un pallone che Tonetto non riesce a tenere vivo, con le mani per noi. C'è Maicon che sta facendo una partita incredibile, guarda, che sta correndo ovunque, a destra, a sinistra. Ed è un giocatore al 40%, 50% della sua condizione. Guarda. Sta facendo veramente una roba, guarda. Palla per Figo, largo sulla sinistra, punta l'avversario, Panucci cerca di entrare in area, attenzione passo doble, converge, la mette dentro, prova, il capitano, prova. Potrebbe andare al tiro, no, perde il passo, peccato, ma recuperiamo ancora con il Cucciu, non finisce l'assalto nerazzurro, palla giocata larga per Stankovic, largo c'è Maicon, Decchi, carica al destro, è un tiro ambizioso ma impreciso. Sì, ci ha provato, non era sicuramente la più facile farlo all'inizio del primo tempo, però lì adesso... ci ha provata, anche come comincia a piovere, non si sa mai, un ribalzo, ribalto mai davanti al portiere, magari può anche sorprendere il portiere. Mancano 90 secondi più recupero alla fine, 43-40, ci saranno almeno 2-3 minuti da recuperare prima dei supplementari, una fallo di mano di un giallo-rosso, punizione battuta, Materazzi, Cambiasso, Inter che accelera, Figo, attenzione, vai, passo doble, palla dentro per Crespo, entra dalla sinistra, uno contro uno, attenzione, ci prova, Ibra, il tiro, fuori! Clamorosa palla gol, la piazzata, mettendo a sedere Doni, era il colpo del KO al 44, Ibra, spettacolare azione, sciupa, guardiamo il passaggio, la piazza, il portiere è spiazzato. Crespo ha dato un'assista, ha dato una... oh, mangiami, diceva, mettila dentro! La disperazione sul volto di Zlatan Ibrahimovic, Inter ancora vicino al gol che vale la coppa, il colpo di testa di Matrix, c'è un fallo ai suoi danni commesso da Hossein Mido, calcio di punizione per noi, forza un pallone qua ragazzi, ce l'ho con i raccattapalle che devono darlo veloce, che dobbiamo sfruttare anche tutti i secondi che concederanno di recupero, io guardo Girardi e la sua lavagnetta, Falcon, fallo ancora ai suoi danni da parte del fresco Max Tonetto. Calcio di punizione per noi, vedete nelle inquadrature strette quanto è intensa la pioggia che sta scendendo a Milano in questo momento. Punizione battuta, Materazzi controlla il pallone, lo mette verso il centro dell'area, Viera controlla il limite, sono 3 minuti di recupero concessi da Saccani, riparte la Roma con Mido, Mancini cerca l'azione personale, ancora Mido difende il pallone, gliela porta via il Drago e si riparte ancora, forza ragazzi, il Cucciu è un assedio, palla dentro per Ibra, controlla con una mano dal vantaggio l'arbitro, dando il vantaggio, si era portata avanti con il petto, secondo me non c'era la mano, questa mano Intanto si riparte ancora con l'azione sulla sinistra, 3 minuti di recupero, palla recuperata irregolarmente da Viera ai danni di Mancini, calcio di punizione per i giallorossi, squadre stanche, può essere che anche quest'anno siano necessari gli extra time per decidere il vincitore della Supercoppa. Tonetto, occhio. Il suo cross sul palo lontano, troppo lunga fuori per area. Cassetti con le mani a nostro favore, infatti la rimessa in gioco. Inter che però Benoit nel secondo tempo ha dato veramente... grande prova di carattere della parte di Inter, grande prova di carattere perché non è facile essere sotto queste 3 gol e ritornare a 3-3, avere l'occasione del 4-3 e sicuramente il secondo tempo avrei meritato meglio di un 4-3 e anche di un 5 secondo me. Si è visto bene Luis, si è visto bene Viera e speriamo che continuino così perché... manca ancora un po' di tempo e speriamo fare questo 4 gol. Forza ragazzi, ci proviamo con il capitano, va da solo, se la allunga un po' troppo De Rossi, poi ancora Saverio, la va a recuperare, attenzione, palla per Figo. Figo cerca di andare al cross, attenzione, palla dentro, troppo alta, Cufré può allontanare, Maicon se la va a contendere con Tonetto, gliela porta via, guadagna il fondo, attenzione, Maicon, palla a fondo campo, peccato. 46-46 con Mancini che invita a stare molto più corti perché capisce che se si fa uno sforzo finale adesso Benny può ancora arrivare qualcosa, poi c'è ancora mezz'ora e lunga. Infatti queste ultime 4 ore si sono allargate tutti, non ci sono più il concetto d'inizio, le squadre si sono allargate, c'è molto più spazio e si fa molto più fatica.
il rilancio di Doni Marangon, palla che va nella metà campo nerazzurra dove Samuel anticipa Mido, Maicon e Tonetto si contendono la sfera, bravo, bravissimo Maicon, poi Decchi ancora ha superato bene il problema di Campi, di Crampi, mette in movimento Maicon, l'ultimo assalto, forza ragazzi, 20 secondi alla fine del match, palla nello spazio, Figo entra in aria dal fondo, il cross fra le braccia di Doni, peccato. Lì qualcuno doveva andare al primo tempo, perché Maicon era dato in aria nello spazio di c'è ancora Luisa, un'azione pericolosa però bene, attenzione, palla per Tonetto che si rifugia all'indietro, Roma che aspetta solo il fischio di Saccani per il supplementari. Mexes 3-3, ricordiamo i marcatori, Mancini e doppietta di Aquilani per il 3-0 della Roma, poi la rimonta dell'Inter con Viera, Crespo e ancora Viera, e l'arbitro in questo momento fischia alla fine della partita, la fine dei 90 minuti, è 3-3, l'applauso del pubblico del Meazza, è giusto. Per noi una pausa e poi torniamo con i supplementari, grande spettacolo al Meazza, nel secondo tempo possiamo dirlo Benny, una grande Inter. Grandissimo, ci siamo veramente, è stato un regalo. E allora nuovamente collegati con il Meazza per i tempi supplementari di questa finale di Supercoppa di Lega tra Inter e Roma, 3-3 dopo un primo tempo tutto giallorosso, un secondo tempo tutto nerazzurro, e adesso Benoit, i due supplementari speriamo che sorridano i nostri colori. Eh sì, l'anno scorso, bisogna dire che l'anno scorso l'abbiamo vinto il supplementare, gol di Verone contro la Juve, e speriamo che quest'anno sia la stessa cosa, che perché sull'atteggiamento del secondo tempo secondo me siamo tornati dal giusto, da quello che è l'Inter quest'anno, una squadra che vuole fare spettacolo, che vuole vincere. È vero che il primo tempo siamo rimasti un po' così di questo gol, questo errore ha costato un pochino, ha perso un po' la fiducia sicuramente la squadra, e poi dopo si è visto grande forza di carattere di questa squadra, grande giocatore, Patrick Vieira sta facendo veramente una grandissima partita, Luis Figo anche, sono molto contento di quello che sta facendo a questo momento. Intanto c'è Sinisa Mihajlovic che sta vagando per il campo a dare dei cinque, degli incoraggiamenti, delle parole a tutti, squadre che sono completamente tornate, completamente per modo di dire, l'Inter è tutta lì, della Roma ce ne sono solo sei, quindi stanno preparandosi a tornare al centro del campo, Inter che inizierà da sinistra a destra e batterà il calcio d'inizio, un Inter che deve ovviamente cercare di continuare sulla falsariga della secondo tempo, un secondo tempo che ha saputo interpretare nel migliore dei modi. E allora calcio d'inizio a nostro favore, Roma che si ripresenta con tutti i suoi effettivi, è cambiata molto senza Totti, ovviamente. Certamente, perché loro, Totti è un punto di riferimento, se inserivo e sapevamo che Totti è fondamentale nel gioco della Roma, a questo punto è uscito, è entrato Mido che ha fatto bene a Tottenham, però non è Totti, sicuramente è un attaccante molto più perché egoista. È Tottenham, non esatto, è non allora voleva farlo, però l'ha fatto tu. Torniamo in cronaca con la Roma in possesso di palla, si gioca da 30 secondi con il pallone giocato sulla destra per Panucci che allarga per Cassetti che giostra il pallone male per l'intervento in chiusura di Viera che recupera la sfera, Samuel controlla, Figo fa ripartire la manovra, ci sono Crespo e Ibrahimovic sul filo del fuorigioco, chiama la profondità alta, Crespo bravissimo, ma bravissimo è Panucci che ha esperienza e mestiere, intanto sono 45.000 i paganti per un incasso decisamente importante, ma come dicevamo pubblico ha risposto alla grande questa sera e mi sembra che alla grande perlomeno nel secondo tempo abbia risposto anche la nostra Inter. Il rilancio lungo a cercare il movimento di Max Tonetto, la chiusura di Maicon è precisa, la palla va in out, la rimessa con le mani che viene effettuata, palla che viene giocata sulla destra per Panucci che avanza, attenzione pericolo, il suo cross, la palla dentro con i pugni, esce Francesco Toldo, palla giocata da Viera. E poi Figo, attenzione. Pallone giocato con molta calma adesso da Samuel.
infatti, c'è lancio di Dicky. Attenzione, stiamo un po' recuperando un po' dello sforzo che abbiamo fatto prima. Sì, forse Mancini ha detto non partite a piglio basso, vediamo, insomma, tanto bisogna cercare di vincere questa Coppa e per far questo bisogna fare un gol. Tanto c'è un buon anticipo di Materazzi su Mido, si riparte con Dechi, sovrappone Maicon, ruolo di esterno di destra, viene servito, c'è Ibra qua davanti che gli si fa contro, la palla è buona per lui, l'appoggio di prima per Stankovic, deve arrivare là un esterno, Figo lo vede, arriva a passo lento ma costante, il capitano può andare al cross, si ferma, parte la sua traiettoria, palla dentro Crespo, manca l'impatto, attenzione, e reclamano un po', ma c'era l'anticipo, una palla rimasta lì con Crespo che quasi riusciva a ritornare. Non si è capito se ce l'aveva, se c'è avuto rigore. No, non c'è stata la spinta, è rimasto fermo, ma non c'erano irregolarità. Tanto c'è il pallone che viene rimesso in gioco, ce ne sono due, tanta è la frenesia anche dei nostri giovani, delle giovanili, i nostri giovani raccattapalle che mettono palloni a grappoli sul terreno di gioco. Cambiasso, buono nell'anticipo, Ibra recupera il pallone, buona la serata anche di Ibra che ha sciupato la palla del 4-3, un calcio di rigore praticamente, Figo uno dei migliori in campo, palla al limite, Ibra cerca il numero, cade a terra, l'arbitro dà calcio di punizione per l'irregolarità ai danni dello svedese, per il fallo commesso da Christian Chivu, e qua c'è una, eccolo qua, vedete il colpo di Chivu sulla gamba di Ibrahimovic, il calcio di punizione. Si devono allontanare i giocatori della Roma. E adesso vediamo Saccani, protestano. Chi si presenta per tirare. Mi sembra Figo. Che Figo ha l'intenzione di cacciare. Vuole quattro uomini in barriera, intanto il portiere chiede la distanza a Saccani. Stankovic e Figo, mi sembra che sia Luis a voler cercare la perla. Poi mi sembra conta Luis i passi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Più in gambe, mi sembra più in gambe. Mi sembra più in gamba, ha più voglia, Stankovic sicuramente ha speso molto di più. Figo, parte la rincorsa, il suo pallone. Il passo doble, Boccherone, Luigi Figo, al minuto 4. Forza ragazzi! Siamo! Forza ragazzi! Che pennellata Benoit! Mamma mia! Che pennellata là dove si annidano i nemici di Ligene, nell'angolino alto! L'ha messa là! Guarda, un po' angolato! Ha ingannato il portiere! Che capolavoro! Benoit! L'ha ingannato proprio! Grande giocata di Luis Figo! È stato... Inter 4, Roma 3, applaude il Mancio, applaudiamo anche noi, diluvia Meazza, ma chi se ne frega, la grande reazione dei nostri ragazzi e il gran gol di Figo, meritato su tutto quello che ha fatto, perché ha fatto una partita, non è ancora finito e sicuramente farà vedere ancora e continuerà a fare vedere tutto, ancora tutto quello che c'è nel tuo registro, perché lui veramente ha meritato, uno che ha meritato questo gol è lui stasera. Assolutamente sì, il migliore in campo, è una bolgia il Meazza. La gente sta saltando. Lancio lungo di Cuffré, Toldone! Calma dice Toldone. Inter 4, Roma 3, euforia. Grande calcio al Meazza. Euforia, calcio, grandissimo calcio stasera qua. E l'applauso di tutto lo stadio per Luigi Figo e per l'Inter. Rilancio di Toldo, Vierà di testa, prolunga la traiettoria, palla che rimane lì, c'è il fallo però commesso ai danni di Vierà, un po' di scintille tra lui e Perrotta. Bene, conosco bene questi qua. Un po' di stanchezza poi anche in questo momento. Anche, tanto allibiti Taddei e Totti insieme a Matteino Ferrari, che è stato tuo compagno all'Inter, Matteo Ferrari. Sì, Matteo sì, è stato mio compagno per una stagione credo. Sono 6 minuti giocati nel corso del primo supplementare, l'Inter è passata in vantaggio 4-3 per il gran gol di Luis Figo. Adesso bisogna cercare di metterla al sicuro questa coppa, bisogna cercare di sigillare e insistere. L'errore grande, Benny, sarebbe quello di farsi attaccare dalla Roma. Matrix, infatti è l'Inter che attacca. Maicon, Dechi, Ibra, perde palla, bravo Chivu, ripartono loro con Perrotta. Ibra commette fallo da Tergo, punizione per la Roma.
se ne va a caricare De Rossi. Però è giusto, Ibra anche si aiuta i suoi compagni, anche ha fatto il fallo, aiuta, così recuperano più velocemente, si mettono in posizione, questo... Tanto vince un rimpallo per Rotta, pericolo, attenzione, Cassetti cerca di sfondare, cioè, vuole Samuel su di lui, palla fuori per Panucci, lo va a contrastare Zanetti, Panucci cerca il cross, c'è il corner per la Roma. Applausi da parte del pubblico. Una reazione, provano con Cassetti sulla fascia destra, ma siamo sempre attento per il momento. Questo è l'atteggiamento giusto, diciamo. Dalla bandierina di destra è pronto Mancini, palla dentro, ribatte Zanetti, ancora Mancini, tiro cross, una mischia, un batti e ribatti, poi Crespo con calma dice la buttiamo via. Palla che se ne va nella metà campo deserta di maglie nerazzurre, ce ne sono solo due della Roma, e Cuffré che fa ripartire la manovra, si ripiazza il 4-4-2 nerazzurro, palla dentro l'area, attenzione! Matrix fa velo per Toldo che rimane un po' lì e quasi De Rossi ne approfitta. Non ma si sono capito questo no, in realtà secondo me si sono capiti bene, ma abbiamo avuto noi inganno, la palla era imprendibile per De Rossi con questo rimbalzo così alto. Maicon sullo stretto con Figo, palla per Decchi, attenzione uomo che arriva, ancora Maicon, se passava questa. Sì. Stavo giocando alla Coma la Roma. Palla in movimento per Ibra, difende, bravo Ibra, alla testa della bandierina e poi gli scivola via. Ha fatto un numero di palleggio lì. Tanto parte un bombardone dalla curva dei sostenitori della Roma. Inter 4, Roma 3, forza ragazzi, Kivu. Si gioca il nono minuto del primo tempo supplementare, Supercoppa di Lega, edizione 2006-2007, palla dentro per De Rossi, Vierà al disturbo, Figo gli porta via il pallone, ma c'è il fallo di Vierà precedente, si ferma poi Daniele De Rossi quando sente arrivare Figo e si riparte quindi con un nuovo calcio di punizione in favore dei capitolini con Mexès, palla in movimento ma tutto normale dice Saccani, Mexès per Rotta, avanzano sulla destra Cassetti, attaccato dal capitano che gli porta via sfera, non si passa signori, c'è il capitano, è uno slogan, se ne va, palla al piede, fascia di sinistra, davanti. Crespo che gli dà la profondità, però troppo a profondo. Troppo profondo, il solito Panucci molto attento, poi dato Doni con piede sporco, Maxes ci regala palla, ripartiamo ancora noi col cuccio, forza ragazzi. Sono 9 minuti di gioco nel corso del primo supplementare, 4 Inter, 3 Roma. Palla che viene giocata da Maicon per Decchi, il drago, attenzione. Palla dentro, bene per Luigi Figo, siamo al limite dell'area, l'1-2 con Crespo, attenzione Figo, va dentro, arriva al limite, cerca di saltare il secondo uomo, punizione ancora, se ne è bevuti altri 2 o 3. Sorridono i giocatori della Roma che non sono d'accordo con la decisione di Saccani, espulso Kivu. Secondo la munizione, no? No, prima. Prima. Deve aver detto qualcosa di sconveniente. Cristian Kivu al direttore di gara perché... Non ci sono altre motivazioni, c'è l'applauso, ma poi secondo me gli ha detto anche qualcosa. Vediamo intanto l'irregolarità, e questa come fai a protestare? Non c'è niente da dire, c'è un fallo al limite dell'area. Vediamo se riusciamo ancora a segnare sul calcio di punizione, perché la prima di Figo era bellissima e sontuosa. Qua c'è il sinistro di Materazzi, attenzione. Vediamo se Matrix ci arriva, anche lui stasera. Ci arriva, ci vuole provare anche Matrix, il campione del mondo, attenzione. Però si trovano molto bene, lui Figo e Crespo nel gioco, si è visto. Questi scambi veloci hanno messo la Roma in crisi. Sono 10 minuti, facciamo il gol numero 5, forza ragazzi. Fanno tutto lo stadio, la rincorsa di Matrix, il suo sinistro, il tiro, tribuna. E ha colpito troppo morbido, doveva forse cercare più il colpo di potenza da lì, era un'occasione ghiotta. Sì. Doni riparte la Roma, due palloni però in campo e allora adesso può far ripartire l'azione il numero 32 giallorosso quando mancano 4 minuti alla fine del primo supplementare. Bravo. Palla dentro, c'è un fallo su Decchi, il vantaggio, palla rilanciata da Maicon, forse era meglio tenersi il fallo, non ce la fa più Decchi. Chiede il cambio, ha fatto un cenno alla panca, zoppica il drago che stringe i denti, ma è probabile l'ingresso di Dacur. Palla giocata su Mancini, se ne va, c'è il cuccio irregolare, però la spinta di Maicon ai danni Diamantino Mancini, calcio di punizione in favore della Roma, non facciamo leggerezze, ricordiamo che l'Inter da un minuto sta giocando con un uomo in più per l'espulsione di Cristian Kivu.
che ha irriso il direttore di gara, il signor Massimiliano Saccani di Mantova. Punizione per la Roma, con De Rossi sul punto di battuta. Tocofre che dice vattene dentro, tu che hai colpo di testa, facciamo il cross con Mancini. Tutta la Roma in area, tutta l'Inter a difendere su questa palla inattiva. 11:34, palla dentro, c'è Vieira di testa, non ci arriva, Cassetti vuole raggiungere il pallone, il capitano in vantaggio e se ne esce lui, palla al piede, finta, scivola Cassetti, buttala via, no, l'appoggia bene per Samuel che scalcia il pallone nella zona in cui Crespo se lo va a contendere con un avversario. Bravo. Palla buona per Figo, se ne va, Luis, contropiede, attenzione, 1-1, uno contro uno per Figo, va a raddoppiare, attenzione Figo, aspetta, palla dentro, arretrata, Ibra, è chiuso, salta un uomo, salta un secondo, fallo, no, dice Saccani, no, dice Saccani, no, dice Saccani, forse ha ragione perché si era un po' allungato, allargato troppo la palla. Ripartono Romoro con Panucci, saltano gli schemi, palla lunga per Mido, Wally, Samuel. Bravo, controlla Samuel, e Cucciu attento in difesa. Matrix, palla per l'errore di Materazzi. Non concediamo queste palle con la squadra che sta attaccando, che sta ripartendo. Mancini, siamo al limite, carica al destro, ribatte con il corpo Cambiasso, non ce la fa Dechi e invita lo stadio a fare tifo. Fallo. Tanto c'è il fallo di Ibra, i danni di Daniele De Rossi, punizione per la Roma, già battuto, ha problemi Stankovic, veloce il cambio Mancio se non ce la fa il drago, De Rossi, palla dentro, il Cucciu, un eroe, sempre attento, copre tutto, Figo recupera, Cassetti su di lui, tanto mancano due minuti. Guarda, al termine Vieira. Bravo Patrick, primo extra time, Vieira, palla per Figo ancora, Figo che la gioca corta per Cambiasso, Cambiasso rallenta un po' il ritmo l'Inter adesso, Vieira, il Cucciu, facciamo circolare questa palla, palla per Samuel, si allarga Matrix, andiamo in zona Toldone, non commettiamo leggerezze, palla per Matrix ancora, è questo che lo sto dicendo, non commettiamo leggerezze ragazzi. Questo primo tempo ne abbiamo commesse, abbiamo pagato subito, non vorrebbe che... perché vinciamo, parla dentro Tonetto, attenzione, bravo Samuel, vinciamo, attenzione De Rossi, carica il destro, ribatte Samuel, andiamo in contropiede, 3 contro 3, attenzione, andiamo, Figo, dai. Ibra, Crespo contro Mexes, Cufré e Panucci, palla larga per Ibra, rinviene anche De Rossi, se lo beve, attenzione, mamma accelera mia, numero. Figo, c'è Vieira solo a sinistra, esterno al pelo, eccola là, palla larga, 13:40, Vieira aspetta l'arrivo del Cucciu, Inter che tiene palla, Inter Roma 4, Inter 3, Roma 4, palla di Figo, Figo per Dechi, io farei il quinto gol per star sicuro, non farei questi torellini, onestamente. Cambiasso, Zanetti, si riparte, attenzione il capitano, cerca l'azione personale, va dentro, atterrato, il vantaggio, Crespo solo, punizione però. Abbiamo fatto girare parecchio la palla, tutto il campo, Xavier ha preso la palla, si è inserito bene, ha dribblato un giocatore, due, al terzo l'ha steso, ha guadagnato un Perrotta di punizione. Fallo di Perrotta, poi un calcio di punizione interessante per Figo. Ci vuole provare Luigi, attenzione. Ci ha preso gusto. Sì. Ancora Figo e c'è anche Ibra. Manca lui sul taccuino, ha segnato Crespo, doppietta di Vieira, il gol di Figo. Manca l'appello, un gol di Ibra. Ibra che ha avuto una palla gol eccezionale. Alla 44esima. Sì. Figo e Ibra pronti a battere, attenzione, chiama barriera 4 anche questa volta Doni. Parte Ibra, il suo destro in tribuna, ha colpito, provato, forte, tirato, niente ha da fare forte. E l'arbitro dice che finisce il primo tempo supplementare, Mancini fa il cambio che abbiamo anticipato, dentro Dacur per uno Stankovic generoso che ha dato parecchio, che ha fatto moltissimo per la squadra, è stato molto mobile, adesso si vede che è stanchissimo, ha crampi adesso. Da culo sicuramente uno fresco apporterà subito la sua freschezza, l'Inter ha bisogno di lui a questo momento. Però adesso penso che Dacur si metterà basso davanti alla difesa con Vieira a destra e Cambiasso a sinistra, potrebbe cambiarla così. Vediamo come che vuole fare, perché abbiamo visto un Vieira, anche lui molto mobile, che girava a destra, a sinistra, l'unica certezza sicuramente era lui Sfigo dietro le punte. E allora finisce il primo tempo, 15 minuti ancora da giocare e poi ci sarà una coppa che il presidente di Lega Matarrese andrà a consegnare alla squadra che sarà stata più abile nei 15 rimanenti, per tanto da aggiudicarsi il primo trofeo nazionale. Calma ragazzi, però non è ancora finita, abbiamo ancora 15 minuti
in questo momento poi a inizio stagione la stanchezza ha una componente non da poco. C'è da dire che l'Inter gioca questi ultimi 15 minuti con l'uomo in più per espulsione di Chivu, Benny. Sì, questo è un vantaggio, eh? Diciamo le cose perché lì è la stanchezza, siamo in supplementare, giocare con un giocatore in più sicuramente per fare girare la palla è un vantaggio. E bisogna che l'Inter sfrutta questo vantaggio perché sicuramente avrà sempre un giocatore libero. L'applauso che sentite per Deki Stankovic, perché lo speaker ha dato l'annuncio dell'ingresso di Oli da Cura, e vedi che si vanno a posizionare con Oli in mezzo, poi in realtà Viera a sinistra, Cambiasso a destra, poco cambia da questo punto di vista sulla posizione dei tre, Figo sempre davanti. Calcio d'inizio che dovrebbe essere in favore della Roma in realtà. Secondo me sì, secondo me sì. Figo vuole far tutto, sì, lui stasera. Infatti stasera sta provando qualcosa. Però l'abbiamo visto Figo quando il risultato è andato subito in panchina, questo è stato molto bello, abbraccio di compagno e questo è un bel segnale. Inizia il secondo tempo supplementare, forza ragazzi! Panucci, andiamo, difende avanti. A tre la Roma dopo l'espulsione di Chivu, quindi è un 3-4-2 quello dei giallorossi con Mancini e Mido punta alta, da curva subito a rubare pallone, bravo Olli. Palla giocata da Samuel, bene per Crespo, aggancia lungo l'out di sinistra, palla per Figo, l'1-2, bellissima la manovra, Ibra, attenzione, controlla, la gioca ancora per Figo, Figo che mette in movimento Olli da Cur per il Cucciu, riparte la manovra dei ragazzi, largo sulla destra c'è Douglas Maicon, il tocco per il Cucciu. Il Cucciu che allarga la sfera per Viera, due gol per lui l'esordio in gara ufficiale nerazzurra, niente male direi Benny. Gol importantissimo per lui, per l'Inter, si è visto che subito è un grandissimo giocatore fondamentale sui calci piazzati che ha fatto il segnale, gol importante. Questo diciamo che per una partita di Supercoppa italiana non è male. Palla giocata da Cambiasso per Maicon, l'Inter fa possesso palla ma non dobbiamo, io andrei a fare il gol del doppio vantaggio per star sicuro. Palla giocata da Samuel che avanza, larga per Ibra, Ibra all'indietro per Capitan Zanetti, il tocco per Dakur, Dakur gioca il pallone corto facile su Cambiasso, non è il caso di fare cose difficili, meglio giocare tranquilli. Materazzi la mette in avanti per Figo, il colpo di testa di un difensore della Roma, vedi come ha alzato il pallone, lo perdi e loro ripartono rapidi con De Rossi, attenzione Mido, largo, arriva anche Max Tonetto, l'ex blu cerchiato viene servito sull'out di sinistra, esce Maicon su di lui, carica il sinistro, il cross, palla dentro, il colpo di testa in tuffo e impreciso da parte di Marco Cassetti, la palla in out e quindi si può ripartire, ma bisogna evitare di giocare, di perdere palloni e far ripartire loro. Troppo facilmente abbiamo perso la palla, lì è stata una pallonetta un po' che si poteva evitare perché si poteva giocare per terra e subito la Roma ha ripartito, ha provato questo cross del Tonetto, è arrivato sulla testa di Cassetti in aria, però era troppo debole, l'ha messo fuori del terreno. E allora pallone che viene recuperato nuovamente da Cur, azione piuttosto confusa, esce palla al piede Cuffré che allarga sulla sinistra per Tonetto, Tonetto che avanza e la gioca per Mancini, Mantino si deve districare, da Cur gli porta via il pallone, c'è un Saccani che va a dire qualcosa a Mexes che gli ha urlato qualcosa probabilmente. Sicuramente lui ha detto qualcosa che non gli è piaciuto. E allora dà il calcio di punizione in favore della Roma ma va subito a rimproverare il francese e si riparte, tanto attenzione alle scintille tra Mexes e Ibrahimovic con i due che si stanno strattonando, si intromette anche Mido, non facciamo sciocchezze là, attenzione, palla dentro, Toldone, sua. Bravo, bravo Toldo, sicuramente ha parlato al suo difensore perché nessuno è intervenuto. Aveva calciato bene però Mancini, eh? Sì. E allora si è giocato i primi 3 minuti, ne mancano 12 per la fine della Coppa, Inter 4, Roma 3, fallo di Ibra. Fallo. Al contrario lì. Beh no, si appoggia lui su Mexes, quindi giusta la punizione di Saccani in favore della Roma, punizione battuta, Cassetti avanza, il capitano su di lui, lo costringe all'errore, Hernan, arma letale, subito al primo cross, palla dentro, in buca per il gol che ha riaperto il match, palla giocata all'indietro su Viera, Ibra gioca largo, tiene palla, la difende, attaccato da Cassetti. La gioca all'indietro su Wally Samuel, cambia gioco di là che è morbido dalla parte opposta, palla per Figo, l'anticipo di Panucci, De Rossi di testa, da Cur con il petto controlla, bravo, allunga il pallone ancora per Figo che vince, bravo, un tackle, poi c'è un brutto fallo su di lui, vantaggio. Cambiasso dal vantaggio, il Cucciu, non ce la fa, peccato.
Peccato, Benny. Sì, peccato, perché questo vantaggio che aveva avuto Luis Figo, si è presentato uno contro uno, ha fatto questo finto e lui è rimasto nel piedi e non ho potuto cacciare. Peccato per Cambiaso, perché era partito molto bene. Il rilancio di Samuel, palla lunga, Crespo attaccato, Mexès da arma letale, l'appoggio, il pallone nella zona tranquilla dove c'è Leandro Cufré che può avanzare, palla lungo in avanti per Mancini, Maicon chiude bene, Matrix ancora Figo, il migliore dell'Inter questa sera, palla per Ibra, il pallone che viene giocato da Ibra che se ne va in azione personale, lascia secco i Cassetti che rinviene ancora su di lui, gioco di gambe, sì. Cornerone, grandissimo. Cornerone, applauso del pubblico del Meazza. E qua Gioco bisogna tenere palla, no Benny? Infatti lui serve per questo, perché questo, lui è veramente bravo, bravissimo tecnicamente. E questa è l'abitudine, tu puoi giocare, ti appoggiare su di lui, lui su questo è un mostro. Dalla bandierina Luis Figo, Zlatan è lì, vuole lo scambio corto, vediamo che cosa fanno i due. Secondo Luigi me... dice, ma io la metterei in mezzo, no. No, no, secondo me lui vuole tenere la palla. Figo, attaccato da Mido. Si ridano la palla. Palla fuori, addirittura all'indietro per Wally Samuel, cerchio di centrocampo sulla destra per Maicon. Maicon che scambia con Vierà, ancora palla per Maicon, Vierà va nello spazio, viene servito, bravo, se ne Vierà può andare, attenzione, palla bravo dentro per Maicon, bellissima, Crespo, l'anticipo di Mexès è netto sulla palla, problemi intanto all'inguine per Ibrahimovic e Mancini gli dice stai calmo adesso. Problemi, intanto bravo, c'è un bravissimo Maicon, bravissimo in copertura. E si riparte con il Cucciu, Figo ancora. Ibra qualche problema. Capitano cerca l'azione personale, palla per Ibrahimovic. Cerca e trova collaborazione ancora in Luis Figo, palla dentro per il Cucciu, va il capitano, viene servito, lo vanno a contrastare il 3 della Roma, provaci. Attenzione. Saverio cerca di andare, due su di lui, rinviene, palla sul destro, può andare al cross, tocca dietro per Ibra, il Cucciu di prima, palla nello spazio, ancora il capitano, ancora può andare dentro, allarga per Ibra, out di sinistra, ferma il pallone, rallenta proprio l'azione aspettando che qualcuno arrivi a disturbarlo, a cercare di portargliela via, Cambiasso cerca la percussione, scambia con Ibra, il tocco di prima, acceleriamo ragazzi, andiamo dentro a fare il quinto gol, Cambiasso, brutto il colpo irregolare di Cassetti su di lui, punizione per noi, sono 6 minuti giocati, sono 9 quelli ancora da giocare, io intanto c'è Mancini che va a parlare con Ibrahimovic e gli dice probabilmente magari rallentiamo però andiamo a fare questo quinto gol che è meno scarpini coestan sereni. Sono tranquillo perché è vero che stiamo tranquillo, anche abbiamo sempre la palla per il momento, però bisogna stare sempre attento. La do a lui, dice Figo, sì, gli dice Mancio, e allora punizione battuta così, fra i due, Figo. Può andare al cross, taglia Crespo, ci ripensa, allarga ancora per Ibra, nello spazio Zanetti, ancora Figo, cambia tutto sull'out di destra per Maicon, esce Tonetto al disturbo, Vierà lo va ad aiutare, anche Dacour si fa vedere in quella zona, no, palla per Patrick, attenzione, due gol per lui al debutto, Oli Dacour, ancora Patrick Vierà, ancora Dacour, allarga ancora per Maicon, ha giocato bene Douglas, allarga all'indietro per Wally Samuel, capitano viene servito, lo attacca Mancini, c'è Figo che riceve il pallone, subisce il colpo da tergo di Cassetti, perde palla, la bravo, conquista Luis. Ancora, bravo, ti passo doble, la palla. Il Cucciu, Dacour, Materazzi, palla per Maicon, Maicon per Vierà, Inter che fa Torello, palla giocata su Oli Dacour, si fa vedere nello spazio Crespo, bravo, di prima, Vierà va dentro, attenzione, può andare, il suo cross, palla lontano, Doni, c'è, Doni c'è, e con le mani fa ripartire la Roma. Devo stare attento che la Roma riparte. Riparte con Mancini, Mido. Samuel sempre attento. Samuel non fa girare l'egiziano. E gli porta anche via il pallone, subisce poi anche l'intervento irregolare di Hossein Mido, si guadagna il calcio di punizione al minuto 8, 7 più il recupero e poi sarà un trofeo da alzare, o Roma o Inter, a casa fate la scelta che preferite. Calcio di punizione battuto, il capitano con il Cucciu sullo stretto, in avanti di prima per Ibra, si libera bene, c'è il fallo, no! Vabbè, gli si è aggrappata la camisetta, mi dice di no. È stato tirato indietro però. Intanto Dacour va a recuperare però un buon pallone, con un buon gesto tecnico, è fresco quindi ha più reattività di Daniele De Rossi. Palla giocata su Materazzi, Materazzi attaccato, la mette in avanti per Figo che di testa scambia con Vierà, ancora Figo la mette giù mamma con il mia, petto, spettacolo. Maicon,
applausi da parte di questi buongustai degli spettatori del Meazza. Figo, cambia tutto sulla sinistra per Ibra, il colpo di testa di Panucci è preciso, De Rossi anticipa Cambiasso, poi Cassetti di testa all'indietro per Metzes, rilancio in avanti, Crespo va a fare la zanzara disturbando Cassetti, da all'indietro per Cuffré, finché li teniamo lì va bene, palla giocata larga su Panucci, riparte la Roma con il tentativo di dribbling su Ibrahimovic che gli porta via il pallone, Zanetti riparte, va da solo, salta un uomo un secondo ma è bravissimo Panucci, sì. Bravissimo, bravissimo, ha fatto una 9 minuti, riparte la Roma, il lancio di De Rossi per Mido, bravo, esce il tallone, in battuta, poi Vieira, Maicon allarga bene per Samuel, non commettiamo leggerezze, palla per Zanetti attaccato da Cassetti, si libera bene, se ne va il capitano, vai, 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 vai in porta, vai da solo, no. Palla per Ibra e poteva andare, chiama l'1-2 e guadagna la profondità, il cambio di gioco a cercare dalla parte opposta Figo, è impreciso il lancio di Ibrahimovic, ripartono loro con Tonetto, Tonetto è pronto a dare la nuova manovra sulla sinistra, Maicon gli fa carambolare il pallone addosso, applaudiamo bravo, anche noi. Bravo Maicon, è entrato bene, sta facendo bene, benissimo, in fase di copertura, in fase offensiva sta attaccando anche lui, è veramente un giocatore importante che ha acquistato l'Inter. Toldone, palla per Wally Samuel, guarda il cronometro, 5 alla fine più recupero. Samuel la gioca in avanti per Ibra, tocca male all'indietro, è Mido che recupera, Cassetti, riparte la Roma, attenzione, teniamo concentrazione alta, e Perrotta che cambia sulla destra per Panucci, che alza la testa, cercherà il cross, palla dentro l'area per il movimento di Perrotta, si libera bene lì da Cura, attenzione, bravo Olli, bravo Zanetti, bravo Olli a portare via palla, poi il Cuccio in corsia per Crespo, fallo di Metzes, su di lui dice di no l'arbitro, e allora ripartono loro con Panucci, lungo l'out di destra, salta Cambiasso che commette fallo, c'è l'ammonizione per il Cuccio. Rosso? No, no, ammonito Cambiasso. No, meno male. Ammonito Cambiasso al decimo del secondo tempo supplementare. Infatti Cambiasso e Panucci sono stati insieme a Madrid, no? Cambiasso e Panucci sono stati insieme a Madrid, certo che sì. Si riparte con questo calcio di punizione, qua dobbiamo fare attenzione, sono 11 minuti di gioco, forza ragazzi, teniamo duro. Mancini dice a Figo, saltagli davanti, eccolo qua, primo piano per il Mancio. Vedo Toldo che sta spingendo tutti a fuori, uscire dall'area. Parte la traiettoria, palla dentro, attenzione, oh, colpo di testa, c'è un fallo in area offensivo. In area, però ha calciato molto bene la parte di Panucci e noi... Bisogna stare molto attenti a quel momento della partita, perché siamo stanchi, non andiamo più avanti, facciamo fatica e dobbiamo rimanere concentrati. 4 alla fine, poi sarà una coppa ad alzare. Diamo. È pronto Toldone a far ripartire la manovra con Mancini che parla a Luis Figo e Toldo... cerca proprio lui la palla in zona Ibra, bravissimo, colpo di tacco per Figo, spettacolo, Luigi va dentro, salta l'uomo, messo giù, Metzes, no, non gli dà niente, incredibile, salta secco Philippe Metzes che lo manda per le terre, tutto normale per Saccani. 12-14, forza ragazzi, 3 minuti più recupero, Tonetto, palla in avanti per Mancini, aggancia da Kur, sei fresco, Olli, fai tutto tu là dietro, e bravo Maicon in seconda battuta. Sì. Si riparte ancora una volta con le mani, no, ha fischiato un'irregolarità a Maicon, quindi ancora un calcio di punizione pericoloso, questi calci di punizioni sono insidiosi perché le palle dentro l'area sì, sono molto pericolose, sono sempre pericolose. Poi vediamo, in quel momento lì la concentrazione ha tendenza ad essere più bassa e allora che doveva essere più alta. E Mancini che va a battere, tutta l'Inter in area a difendere su questa palla inattiva, forza ragazzi, sono 13 minuti giocati nel corso del secondo supplementare, il Cuccio di testa mette fuori, recupera ancora Mancini, allarga per Tonetto, è in vantaggio Maicon, eleganza, possenza, sostanza. Si vede Maicon. Applauso da parte del pubblico, buon gustai quelli del Meazza questa sera, primo piano per Spalletti. Fatto benissimo, adesso rimettiamo un Maicon uguale, sta facendo veramente bene. Solo l'imbarazzo della scelta per il Mancio. Meglio perché... Tanto Mido mi sembra che si sia preso un'ammonizione per proteste. Vedo infatti così è ammonito Mido.
per proteste al 13° del secondo supplementare. Rilancio Vieira, è lui che va a gestire questo pallone, Mido commette fallo su di lui, calcio di punizione in favore dei ragazzi, calcio di punizione quando manca veramente poco, ormai aspettiamo solo il fischio finale. Inter che perdeva, ricordo per chi solo ora arrivasse a sentire o a vedere, perdeva per 3-0 e sta vincendo per 4-3 nei supplementari. Oli Dakour, palla giocata su Patrick Vieira. Vieira di esterno per Zanetti, guarda il cronometro, siamo entrati nell'ultimo minuto. Ibra controlla il pallone, lo tocca fuori ancora per il capitano, si fa vedere Dakour, palla ancora per Ibra, out di sinistra, cerca di portarsene a spasso 3, vediamo cosa inventa, si prende il colpetto da Tergo di Cassetti che gli dà un calcione sulla caviglia, anche un po' ingenuo Cassetti, l'avevano chiuso in 3. Secondo me questo è gratis. Eccolo qua, gli è andato proprio col piede sulla caviglia, brutto fallo questo. Lo ha fatto male, cioè è andato per rifare male. Primo piano per Cassetti, mentre Zanetti va a parlare con Panucci, dialogo fra capitani. Si riparte con un calcio di punizione, io guardo il cronometro e mancano soltanto 10 secondi alla triplice fischio del signor Saccani, con l'Inter che è pronta a celebrare la vittoria della Supercoppa, sta conducendo per 4-3, abbiamo possesso palla, abbiamo un calcio di punizione dall'out, Saccani invita Ibrahimovic che non ce la fa a riprendere il gioco, a lasciare il rettangolo regolare, il rettangolo di gioco, mentre si riparte con questo calcio di punizione, ci sono dentro l'area soltanto Materazzi e Crespo, vediamo, io terrei palla. Secondo me sì, secondo me non so se vogliono crossare, cosa vogliono fare. No, io terrei palla, anche il Mancio in campo. Guarda che punizione battuta, attenzione, ho detto da una mano anch'io se c'è da tenere palla. Figo, attaccato da Zanetti, tocca fuori, palla per il capitano, parte in dribbling, va da solo, messo giù, ancora punizione. Bravo capitano! Bravo, bravissimo. E si riparte ancora, nuovo calcio di punizione. Infatti in aria si sono Mancini dice, Figo ha detto a Mancini, vai dentro che ti faccio un cross. Vabbè, non lo so. Non lo si sa. Tutti dentro, dice. Tutti dentro, dice Luigi Figo. Primo minuto di recupero che è passato. Parte Figo. Suo pallone a giro. Wow. Corner. L'ha messa là. Gira. Ed è finita. Finita. L'Inter vince il primo trofeo dell'edizione 2006-2007 di questa stagione, arriva in casa nerazzurra una grande rimonta, Benoit. Grandissima rimonta, una squadra vera, un second tempo strepitoso. Questo è l'Inter quest'anno, si vede il carattere, gente di grande classe, grande livello, gente importante. Si è visto anche quando andava le cose vanno male, hanno continuato a giocare e questo è fondamentale, questa Supercoppa. E dell'Inter come l'anno scorso sono praticamente due coppe, due Supercoppa italiane, un scudetto in due anni, non male. Per noi una piccola pausa, piccolissima, e poi torniamo direttamente dal Meazza per l'assegnazione, la consegna del trofeo. Lì nella regia per noi. E allora è il momento della premiazione dei nostri ragazzi, uno per uno vanno a prendersi la medaglia, inizia a sfilare Marco Materazzi, poi via via tutti gli altri, Fabio Grosso ha avuto un buon esordio, poi giustamente Mancini ha dovuto far tirare un po' il fiato ad alcuni di questi ragazzi. Non aveva ancora 90 minuti nelle gambe, lui ha fatto il suo per un'oretta, l'ha fatto bene, si è inserito bene. E ha fatto quel cross importante e poi dopo logicamente è uscito, ha spostato il capitano a sinistra e ha fatto entrare Maicone, uno più fresco che ha portato qualcosa in più. Intanto continua a diluviare, teniamo sempre questo concetto che sta piovendo in maniera incredibile, sale il momento della coppa ad alzare, ma c'è ancora tempo perché ci sono ancora tutti i vice allenatori, i preparatori, sono tanti, dottor Corti ha il suo bel da fare a mettere medaglie, lui e il presidente Matarrese consegnerà la coppa. Arriva il capitano, attenzione, il capitano non è arrivato ancora, arriva il capitano e ci prepariamo al boato del Meazza, il primo boato di questa stagione.
questo è un bel boato, diciamo. Attenzione, viviamolo tutti insieme, la medaglia a Roberto Mancini, la medaglia a Zanetti. E allora vediamo, è indifferita, eccola qua che bacia la coppa, è festa grande! Festa grande al Meazza, l'Inter solleva con il suo capitano la coppa, Supercoppa di Lega 2006.